Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova videoconferenza che fa parte del ciclo Investire con Gabriele Bellelli. Questa sera parleremo di obbligazioni ed entreremo nel dettaglio di alcuni concetti che sono importanti, anzi direi indispensabili, quando si tratta di investire in obbligazioni. Prima di iniziare vi chiedo un riscontro audio-video, quindi se sentite correttamente la mia voce. E se vedete in modo nitido lo schermo che sto proiettando, tolgo un attimo la webcam che mi dà alcuni problemi, ma l'importante è che voi vediate e sentiate da casa, scusate la voce. Mentre aspetto, dicevo, i vostri riscontri, vi segnalo che il materiale che vedremo questa sera è tratto, estrapolato dal corso di formazione Investire con le obbligazioni che inizierà martedì sera, martedì della prossima settimana, quella che viene. Se qualcuno è interessato può ancora iscriversi, può ancora partecipare. Segnalo solo giusto due cose su questo corso, due informazioni. È un corso che si svolge online al martedì sera, è composto da 10 lezioni, sono 8 lezioni e 2 serate di follow-up per chiarire dubbi e domande. Ogni lezione si svolge in diretta, ma contemporaneamente viene anche registrata e è possibile rivederla fin dal giorno successivo a piacimento nel corso dei mesi o degli anni successivi. Segnalo che il corso è appositamente studiato per essere frequentato con uguale profitto, questo ci tengo a sottolinearlo, sia da chi partecipa in diretta sia da chi guarda le registrazioni. Idealmente il corso è diviso in tre parti. La prima parte serve per descrivere che cosa sono le obbligazioni, tutte le diverse tipologie di obbligazioni e tutte le loro caratteristiche fin nel dettaglio specifico. Una seconda parte in cui viene descritto come calcolare correttamente il rendimento di ogni tipologia di obbligazione. Lavoreremo direttamente su file Excel che ovviamente vi fornirò. E poi c'è la terza parte, dove andremo a costruire e a gestire un portafoglio di obbligazioni che sia efficiente e al tempo stesso che sia personalizzato per andare a soddisfare quelli che sono gli obiettivi finanziari del singolo investitore. Infatti, come vedremo, no, nel corso della serata, in particolare nell'ultima parte, a seconda di quello che è il nostro obiettivo finanziario che intendiamo perseguire, possiamo utilizzare diversi criteri di selezione. Ma il corso non finisce in realtà qui, nel senso che sono previsti servizi accessori, diciamo così, di grande qualità. Ci sono 5 approfondimenti speciali, l'ho anche segnalato qui nel programma che potete trovare, uno dedicato alla pianificazione finanziaria e al mondo delle obbligazioni, un focus specifico sugli ETF obbligazionari, uno sui certificati a capitale protetto, poi un approfondimento su quelli che sono i siti di riferimento e le principali piattaforme. Queste sostanzialmente sono lezioni aggiuntive a quelle 10 che vi citavo prima. Durante il corso vedremo sempre degli esempi concreti presi dall'attualità dei mercati, per cui chi partecipa, diciamo così, si mette immediatamente in tasca delle obbligazioni, dei codici ISIN che può utilizzare per il proprio portafoglio. Vedremo di lavorare su file Excel e quindi sarete autonomi nel calcolare i rendimenti di ogni tipologia di obbligazione, perché questo materiale ve lo darò per 12 mesi. Vi manderò un file Excel con quella che io chiamo la panoramica del mercato obbligazionario, quindi tutti i bond quotati e i rendimenti già calcolati e pronti all'uso. Poi ci sono 3 mesi in cui vi farò da tutor per aiutarvi a passare dalla teoria alla pratica e chiarire tutti i vostri dubbi e domande. In più, la novità è quella che sarete iscritti gratuitamente e a vita al club degli investimenti, degli investitori in obbligazioni. È un gruppo di investitori appassionati ovviamente di obbligazioni che periodicamente svolgono delle videoconferenze per andare ad approfondire specifiche tematiche o quelli che magari sono i temi caldi del momento. Quindi se avete dubbi, domande, chiarimenti o se volete iscrivervi, qui trovate tutte le informazioni, mi potete contattare. Ok, io direi di partire perché il tempo è sempre tiranno e abbiamo veramente tanto materiale da trattare questa sera. Siete in tantissimi. Non riuscirò a rispondere a tutte le vostre domande, ma in questo caso, oltre a potermi iscrivere in privato a g.belleli@belleli.biz, vi segnalo già, vado un attimo in fondo alle slide, vi potete iscrivere al mio gruppo Facebook, Investire con Gabriele Bellelli, un gruppo gratuito. Chiedete l'iscrizione, siete ovviamente i benvenuti. Quell'oggi è il modo più diretto per interagire con me. Potete postare le domande direttamente sul gruppo e io vi risponderò molto
Volentieri. Ok, direi di passare immediatamente alla parte operativa. Allora, questa sera partiremo dalle basi, no? Non sapendo il grado di partecipazione di tutti, siete qualche migliaia, diventa ovviamente difficile calibrarlo al dettaglio. E quindi partiamo proprio dalle basi. Poi andiamo alla fine a vedere concetti anche più avanzati di costruzione e di gestione del portafoglio, criteri di selezione e altre cose, però partiamo dalle basi per mettere tutti sullo stesso livello. Partiamo dal che cos'è una obbligazione. Allora, le obbligazioni tecnicamente sono uno strumento di debito che viene emesso da una società, da un emittente che si impegna a fare due cose: a restituire al possessore, cioè al creditore, al possessore dell'obbligazione, intendo che è un creditore, l'intero capitale a scadenza e durante la vita del prestito a pagare un importo periodico che viene chiamata cedola. Quindi, sostanzialmente, semplificando al massimo, acquistare un'obbligazione significa prestare dei soldi a un emittente. Questo emittente utilizzerà questo denaro per finanziare dei progetti che in cambio si impegna a fare due cose: a pagarci gli interessi periodici e a rimborsarci il capitale a scadenza. Un esempio di obbligazione, in questo caso titolo di Stato, perché è messo da uno Stato, ma tecnicamente è sempre un'obbligazione, è questo BTP, FB, significa un 1° febbraio 2037, con cedola del 4%. Quindi, se un investitore compra questo prodotto che vedete in sfondo, tecnicamente sta comprando un'obbligazione, quindi sta prestando in questo caso dei titoli, sta comprando titoli di Stato, quindi sta prestando dei soldi a uno Stato, in questo caso lo Stato italiano, che si impegna a fare due cose: a pagarci il 4% all'anno, caratteristica dei BTP, ma non di tutte le obbligazioni in generale, ha una cedola pagata su base semestrale, che vuol dire che questo 4% viene diviso in due parti. Il 2% viene pagato nel primo semestre e il 2% viene pagato nel secondo semestre. Quindi lo Stato italiano si impegna a pagarci il 4% all'anno, 2 e 2, e al tempo stesso, in una data ben precisa, il 1° febbraio 2027, a rimborsarci il capitale a 100, cioè il 100% del valore di emissione. Se io volessi disegnare la vita di un'obbligazione, in questo caso disegniamo un tasso fisso, io la potrei disegnare in questo modo. All'inizio della vita, vedete, abbiamo meno 100, cioè abbiamo un esborso, perché comprare un'obbligazione abbiamo detto che significa prestare dei soldi a qualcuno. Quindi è denaro che esce dalle nostre tasche per entrare nelle tasche di un altro e quindi di fatto lo contabilizziamo col segno meno. Poi vedete, in questo caso ho ipotizzato un tasso fisso al 5%, vedete nel corso degli anni, ogni anno, in questo caso ho ipotizzato un pagamento annuale della cedola, incassiamo il 5% lordo, che ovviamente deve essere sgravato delle imposte. Se un titolo di Stato sarà diminuito del 12,5%, perché le imposte sui titoli di Stato e gli enti equiparati sono del 12,5%, se invece è un'obbligazione corporea, cioè messa da un'impresa, Comunicredit, Enel, Fiat, eccetera, le imposte sono al 26%, quindi incasso il 5% lordo, il primo anno, il secondo, il terzo, eccetera, eccetera, fino a scadenza, dove vedete nella stessa data, cioè in questo caso una simulazione, comunque il 1° febbraio del 2034, vedete, ho messo la doppia data perché mi pagherà l'ultima cedola e mi rimborserà il capitale, quindi avremo un più 100, quindi il capitale che mi rientra in tasca sostanzialmente. Quindi, da un punto di vista operativo, se noi ci ragioniamo, quali sono i due pilastri su cui si poggia un prestito obbligazionario? Sono il pagamento di un interesse periodico, che viene chiamato cedola, e il rimborso del capitale a scadenza. Se viene a mancare uno di questi due pilastri, che cosa abbiamo? Abbiamo l'insolvenza, cioè abbiamo sostanzialmente quello che viene chiamato default dell'emittente. Vi chiedo, scusate, una cortesia: se avete domande scrivete in chat, perché vedo che mi stanno arrivando delle domande su WhatsApp. Vi chiedo di non utilizzare WhatsApp, altrimenti è veramente un caos. Rimaniamo qui sulla chat e scrivetemi qui, mi fareste una cortesia. Allora, abbiamo descritto sinteticamente che cos'è un'obbligazione. A questo punto la classica domanda è: perché oggi noi dovremmo parlare di obbligazioni? Qui possiamo considerare le obbligazioni un po' come l'araba fenice, no? Rappresentata qui in sfondo, che è un animale mitologico che è stata capace, no, di rinascere dalle proprie ceneri dopo la morte, no? Sostanzialmente l'araba fenice è un simbolo di rinascita. Però
Perché ho preso come spunto l'araba fenice? Oggi le obbligazioni sono uno strumento finanziario che gode di una nuova vita, ma nel recente passato, indicativamente lo vediamo, questo è l'andamento dei tassi di interesse in Europa, tassi di interesse manovrati dalla Banca Centrale Europea. Possiamo osservare, vedete, che in questo periodo, a cavallo indicativamente dal 2016 al 2022, la Banca Centrale Europea, ma era successa la stessa cosa in America con la Fed. Comunque, concentriamoci sull'Europa. La Banca Centrale Europea, la BCE, come viene chiamata, aveva azzerato i tassi di interesse e questo aveva sostanzialmente estinto il mercato obbligazionario. Erano come i dinosauri che si erano estinti per un evento. In quel caso c'era il meteorite, si dice, che abbia portato all'estinzione dei dinosauri. In questo caso è la manovra delle banche centrali che hanno azzerato i tassi per un periodo di tempo prolungato. Questo azzeramento dei tassi di interesse ha causato delle storture, come dire, incredibili sul mercato, obbligazionario. Ad esempio, le scadenze brevi, quindi quelle comprese indicativamente tra 1 e 3 anni, ma a volte anche su scadenze un po' più lunghe, soprattutto su emittenti con un buon pedigree, quindi con una buona solidità, pensiamo al Bund tedesco, quindi ai titoli di Stato emessi dallo Stato tedesco, dicevo, offrivano rendimenti negativi, sottolineo negativi. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi acquistava un bond con rendimento negativo, come dire, in modo sicuro, certo e matematico, perdeva soldi, che era un assurdo finanziario, no? Se fosse arrivato un extraterrestre sulla Terra sarebbe tornato a casa dicendo che forme di vita intelligenti sulla Terra non ce n'erano perché prestavano soldi a un interesse negativo. Quindi si assumevano il rischio emittente, si assumevano il rischio duration e in cambio perdevano soldi, una situazione veramente complicata da spiegare. Sulle obbligazioni con scadenza medio-lunga, i rendimenti non erano particolarmente interessanti anche in quel caso, se sulle scadenze brevi erano negativi, sulle scadenze medio-lunghe erano leggermente positivi, ma possiamo definirli striminziti, un po' come il costume di Belen quando va al mare, erano veramente aridi, erano rendimenti particolarmente bassi, che sostanzialmente non premiavano il rischio che era collegato alla lunga duration, chiamiamola lunga scadenza, e all'inflazione, che in quel momento era bassa, ma poi dopo è salita. Era inevitabile che scoppiasse il casino. Poi cosa è successo? È successo che dopo questo periodo prolungato di vacche magre, diciamo così, le banche centrali, siamo nel 2022, non entriamo nei motivi del dettaglio, però di fatto sia in America che in Europa hanno iniziato ad aumentare nuovamente i tassi di interesse. Lo vediamo, vedete che i tassi sono passati da 0 al 4,5, vedete, in relativamente pochi mesi, in un arco temporale, una finestra temporale sostanzialmente ristretta. E questo forte e accelerato anche rialzo dei tassi oggi permette all'obbligazione di avere una nuova vita, ecco perché l'ho paragonato all'araba fenice. Oggi sostanzialmente sul mercato obbligazionario troviamo finalmente dei rendimenti che sono nuovamente soddisfacenti. Li troviamo da un annetto a questa parte, non solo in questo momento, ma il dato di fatto è quello, è un mercato ancora decisamente interessante. Ora, quando noi parliamo di un attimo che guardo le domande, guardo un attimo due cose per farmi un'idea. È tutto, ok. Allora, dicevo, quando parliamo di obbligazioni, diciamo che c'è uno dei motivi, no, per cui ne parliamo stasera, perché ci sono tanti punti di forza, tanti vantaggi nell'inserire, nell'utilizzare all'interno del proprio portafoglio le obbligazioni. I punti di forza, chiamiamoli in questo modo, sono numerosi. Cerchiamo di illustrarne quelli che ritengo essere un po' i principali, però senza essere esaustivo, perché sarebbero veramente tanti questi punti di forza. Quindi vediamo una serie di motivi per cui investire nelle obbligazioni è una cosa assolutamente saggia. Partiamo da un primo aspetto. Le obbligazioni sono l'unico, e sottolineo l'unico, strumento finanziario che a priori, cioè prima ancora di acquistare l'obbligazione, ti permette di ragionare e di prendere delle decisioni finanziarie di conseguenza basate sui numeri. Quindi prima di comprare un'obbligazione posso fare dei calcoli. Posso ottenere un valore numerico che mi permette di ragionare in modo oggettivo. Questo
ragionare prima di acquistare un'obbligazione si declina in due modalità. La prima modalità è che io posso conoscere di un'obbligazione, lo vediamo qui sfondo in questo momento, prima di comprarla, tutte le caratteristiche di questo prestito obbligazionario, perché sono descritte a chiare lettere predeterminate nel prospetto informativo, che è il documento che fa fede a livello legale. Quindi io prima di acquistare, o nel prospetto informativo o su altri siti, adesso questa sera non abbiamo il tempo di entrare nel dettaglio del dove trovare tutte queste informazioni in modo rapido, veloce e sicuro. Qui le troviamo, vedete, da una schermata di Borsa Italiana, ma ci sono anche altre soluzioni. Comunque, il concetto importante è che io prima di comprare posso conoscere tutte le caratteristiche di un'obbligazione, quindi posso verificare, valutare se è idonea al mio caso specifico o se è in linea con quello che è il contesto dei tassi di interesse che c'è al momento sul mercato. Quindi io posso conoscere chi è l'emittente, qual è la struttura cedolare, quando scade, qual è la valuta, qual è il taglio minimo, dov'è il mercato di quotazione, eccetera. Ma c'è una seconda modalità, diciamo così, in cui viene declinato questo ragionare, no? Prima, ragionare su numeri prima di acquistare. Ed è il fatto che dal momento che le obbligazioni hanno una scadenza e hanno una struttura cedolare, io ripeto, prima di acquistare il bond, posso considerare e calcolare tutti gli elementi che mi sono utili per capire se comprare o non comprare questo titolo. Che cosa conosco quindi? Conosco il prezzo di acquisto, quindi il prezzo di mercato, e questo, se vogliamo, è banale. Meno banale è il fatto che io conosco già la scadenza, che è predeterminata nel prospetto informativo, quindi fin dall'origine è determinata e non cambia. Quindi io posso verificare se questa scadenza è congrua con la mia ottica temporale. Poi posso calcolare il reddito, che cos'è? È l'ammontare del flusso cedolare. Quindi posso verificare, ad esempio, se questo flusso cedolare è in linea con quella che è la mia necessità, ad esempio, se ho come obiettivo finanziario ottenere un'entrata periodica. Posso calcolare anche il rendimento, e quindi posso calcolare se è superiore o inferiore all'inflazione, se lo ritengo soddisfacente. Quindi le obbligazioni sono l'unico strumento che ci permette, prima di comprarle, di calcolare la scadenza, di valutare, corretto dire, la scadenza, di calcolare il flusso cedolare e il rendimento effettivo a scadenza. Questo ci permette quindi di ragionare sui numeri, e l'aspetto positivo è quello che noi guadagniamo oggettività. E l'oggettività della nostra scelta finanziaria, come dire, va a braccetto con quella che è la finanza comportamentale. Cioè, in pratica, ragionare sui numeri permette all'investitore di essere oggettivo e di essere razionale nelle sue scelte di investimento, no? Quindi questo si traduce, se vogliamo, anche in un minore stress e in un minore impatto da parte dell'emotività, no? Non dimentichiamoci che l'emotività ci porta a prendere delle cantonate sui mercati finanziari, cioè sostanzialmente ci porta a prendere delle decisioni di pancia, delle decisioni che sono irrazionali, soprattutto durante le fasi, no, di mare mosso, di tensione sui mercati finanziari, quando subentra un po' di ansia, un po' di paura per quello che sta avvenendo sul mercato. Ecco che invece, se noi ragioniamo sui numeri, ecco che significa utilizzare la ragione e non la pancia per prendere decisioni di investimento, e questo ovviamente comporta inequivocabilmente un grande vantaggio da un punto di vista operativo. Un secondo aspetto positivo, sempre del ragionare sui numeri, è che le decisioni, che le obbligazioni di conseguenza diventano, che cosa? Lo strumento principe della pianificazione finanziaria, no? Le obbligazioni sono l'unico strumento, che ci permette di personalizzare al millimetro il nostro portafoglio. Posso creare quindi un portafoglio come se fosse, no, un mosaico, andando a inserire al suo interno tante obbligazioni. Ogni obbligazione è sostanzialmente un tassello di questo mosaico, e posso quindi davvero personalizzare il portafoglio in base a quelle che sono le mie necessità finanziarie, no? Ad esempio, in merito al prezzo di acquisto, posso ad esempio optare per un'obbligazione che quota sopra la pari, oppure che quota sotto la pari, ad esempio se devo recuperare delle minusvalenze. In merito alla scadenza, come dicevo prima, posso verificare se questa scadenza è congrua con quella che è la mia ottica temporale, l'ottica temporale del mio investimento. In questo modo sono sicuro di non fare mai, come dire, il passo più lungo della gamba, quindi aumentando inutilmente il rischio di portafoglio, no? Quindi, in quest'ottica posso selezionare solo quelle obbligazioni che sono in linea, che sono funzionali con la mia personale pianificazione finanziaria a livello di ottica temporale e di grado di rischio.
In merito al flusso cedolare, posso verificare che sia in linea con la mia necessità di ottenere un'entrata periodica, no? E quindi in questo modo posso selezionare solo le obbligazioni che effettivamente mi permettono di raggiungere la cifra mensile oppure annuale, a seconda di come ragiono, che mi serve per ottenere l'entrata periodica. Mi servono 1000 euro al mese. Benissimo, vado a censire tutte le obbligazioni. E tra quelle che mi permettono di ottenere un'entrata periodica, dopo ne parleremo, andrò a selezionare solo quelle e poi di conseguenza le acquisterò, che sommate tra loro come flussi cedolari mi daranno effettivamente quei 1000 euro al mese netti che citavo, ammesso che sia possibile ottenere quel risultato, ma già con le obbligazioni capiamo se quell'obiettivo finanziario è raggiungibile ed eventualmente con quale grado di rischio è raggiungibile, cioè inserendo quali emittenti in portafoglio, quali scadenze, possiamo fare tutta una serie di ragionamenti che comunque sono oggettivi prima dell'acquisto. E in merito, per esempio, invece al rendimento, posso acquistare solo quei bond che presentano un rendimento che io ritengo essere soddisfacente e sia magari superiore all'inflazione. E quindi questo è un grandissimo vantaggio che hanno le obbligazioni. Ripeto, due vantaggi principali: poter calcolare una serie di dati prima di acquistare e soprattutto di poter personalizzare al millimetro, sottolineo, il proprio portafoglio in base alla personale pianificazione finanziaria. Le obbligazioni sono l'unico strumento finanziario che mi dà questi due aspetti. Non a caso le obbligazioni sono chiamate lo strumento principe della pianificazione finanziaria. Altro aspetto positivo è che le obbligazioni sono uno strumento idoneo per ogni tipologia di investitore, quindi dovrebbero essere inserite all'interno di ogni portafoglio, sia del buon padre di famiglia, come lo chiamo io, sia del trader, no, dell'investitore più aggressivo sul mercato. Ora, nella mente, soprattutto dei neofiti, no, di quegli investitori che muovono i primi passi sui mercati finanziari, sono presenti due convinzioni. Queste due convinzioni sono entrambe sbagliate, sono entrambe errate. Ora, la prima convinzione è che le obbligazioni siano uno strumento da vecchio. Attenzione, questo errore lo facevo anch'io tanti anni fa, prima di approcciarmi alle obbligazioni, no? Mi sono approcciato a questo mondo perché un mio collega, un mio amico di cui godo tuttora, ma godevo anche allora, di una grandissima stima, è andato a fare un corso sulle obbligazioni, è tornato convertito, no, sulla via di Damasco, dicendo: guarda, io facevo solo azionario, da questo momento in poi non dico che faccio solo obbligazioni, ma poco ci manca perché ho scoperto un mondo nuovo. Quindi, data la stima che avevo per questo collega, sono andato anch'io a frequentare quel corso. Sono passati veramente tanti anni da quel momento, però lì mi si è aperto un mondo e lì anch'io ero arrivato al corso con l'idea che le obbligazioni fossero uno strumento da vecchio, sostanzialmente, no? Chiamiamoli in questi termini, no? Cioè, se chiudevo gli occhi, sostanzialmente pensavo alle obbligazioni, io allora mi veniva in mente, no, la classica signora anziana, quella con i capelli bianchi, no? Che con il bastone, con il passo incerto, esce dall'ufficio postale. Ora è una percezione totalmente errata, no? Il mare delle obbligazioni non è un mare, in realtà è un oceano, è decisamente molto ampio e ci sono obbligazioni un po' per tutti i gusti, no? Ci sono tante tipologie ovviamente di rischio, tante strutture cedolare, tanti rendimenti e tante possibilità di cavalcare anche il rialzo dei prezzi. Quindi il primo errore che si fa è considerare l'obbligazione uno strumento da persona anziana, mettiamola in questi termini. La seconda convinzione, anche questa errata, è che per ottenere rendimento sui mercati finanziari sia necessario investire solo in azioni o solo in asset volatili. Pensiamo alle criptovalute piuttosto che a soluzioni di questo tipo. Io leggo spesso, sia sui miei social, ma anche in generale, numerosi risparmiatori, numerosi investitori che investono solo in azioni o comunque in prodotti collegati all'azionario, penso ad esempio agli ETF azionari piuttosto che ai certificati a capitale condizionatamente protetto, e che non hanno, e a volte si vantano anche di non avere obbligazioni all'interno del loro portafoglio. Ecco, questo si tratta di un grave errore, frutto di una convinzione, come dicevo prima, errata, no? L'ideale in realtà è comporre un portafoglio inserendo contemporaneamente sia azioni che obbligazioni. Ciascuna di queste asset, come dire, rivestirà un ruolo specifico all'interno del portafoglio. Sarà la combinazione di queste due asset class, quindi di azioni e obbligazioni, a
a fornire un risultato complessivo più efficiente rispetto all'essere sbilanciato, ad esempio, solo sull'azionario. Però anche qui, diciamo così, al momento sembrano solo parole, cerchiamo di trasformarle in numeri, perché se ragioniamo sui numeri, come dicevo prima, ci mettiamo tutti d'accordo, le opinioni stanno a zero, sono oggettive. Quindi diamo la parola ai numeri per cercare di spiegare questo concetto di come investire contemporaneamente nel portafoglio sia in azioni che in obbligazioni, dia dei risultati e più efficienti. Ora partiamo dai risultati di un portafoglio 100% azionario. Questo è un test che è stato fatto dal 1978 ad oggi, quindi su un ampio orizzonte temporale. Il capitale, vedete, di partenza di 10.000 dollari è stato trasformato in 1.700.000 dollari. Il CAGR, che sarebbe sostanzialmente questo dato che vi sto illustrando, cioè il tasso di crescita annuale composto, ammonta all'11,80%. Chiamiamolo rendimento annualizzato, non è corretto da un punto di vista, se uno vuol fare precisino, ma chiamiamolo in questo modo, quindi un 11,80% di rendimento annualizzato. Ora, se io osservo solo, un attimo che chiudo una piattaforma qua, dicevo, se io osservo solo l'equity line, non l'ho detto, che cos'è questa linea blu che vedete, azzurra? È chiamata equity line, cioè sarebbe sostanzialmente la linea dei profitti, sarebbe l'andamento del conto corrente di un investitore che nel 1978 avrebbe acquistato 10.000 dollari di azionario americano e li avesse tenuti ininterrottamente fino ad oggi. Vediamo, vedete un equity line crescente, cioè avrebbe guadagnato soldi. Quanto? Abbiamo detto quel 1.700.000. E con un CAGR del 11,81% all'anno lordo. Se io quindi mi limito a guardare la performance e il rendimento, il risultato lo possiamo giudicare ottimo. Chi è che non vorrebbe passare da 10.000 dollari a 1 milione passa? Chi non vorrebbe avere un tasso di crescita annuale dell'11,80%? Ora, però, il rendimento è solo una faccia di una medaglia, c'è l'altra faccia della medaglia che è il rischio. In questo caso, se noi andiamo a osservare il rischio, che cosa osserviamo? Osserviamo che il massimo drawdown è stato del 50%. Che cos'è il massimo drawdown? Ve lo faccio vedere immediatamente. Sono tutte le volte in cui l'equity line ha subito una brusca correzione. Quindi tutte le volte in cui l'equity line raggiunge un massimo e poi corregge e raggiunge un minimo prima di ripartire, questo si chiama drawdown. È un'unità di misura espressa in percentuale ed è un'unità di misura del rischio, cioè maggiore è il drawdown e maggiore ovviamente la rischiosità della strategia operativa. Perché è importante il drawdown? Perché quando noi guardiamo questa equity line, automaticamente la nostra mente pensa di essere qui. Ma in realtà non è vero, noi questa strategia la conosciamo oggi, cominciamo a seguirla oggi, quindi noi in realtà siamo qui in alto. E da quando questa strategia noi andremo a iniziare a utilizzarla domani, per dire, noi abbiamo due ipotesi, o siamo Paperoga o siamo Gastone. Se siamo Gastone, siamo fortunati, entriamo noi sul mercato, il mercato sale. Quindi siamo tutti contenti perché compriamo, iniziamo inizialmente subito a guadagnare e quindi da questo punto di vista abbiamo una tranquillità sia economica, perché il conto corrente cresce, sia dal punto di vista psicologico. Ma se noi entriamo sul mercato e siamo Paperoga, e quindi quando entriamo noi inizia una fase di debolezza, beh, ecco che sapere nel passato a quanto è ammontato il drawdown massimo ci dice che cosa possiamo aspettarci. E in questo caso, quindi, noi sappiamo che periodicamente ci sono stati dei drawdown. Fra un attimo vi faccio vedere anche di quale importo. Quindi il drawdown è una misura del rischio, ci dice, guarda, che possono capitare delle fasi di ribasso del tuo conto corrente, della linea dei profitti, anche del 30, 40, 50%. È già capitato, quindi capiterà anche di nuovo. Non sappiamo quando, ma sicuramente capiterà. È un po' come quando andavo a scuola, mi dicevano che l'Emilia non era una zona sismica. E io per anni ci ho creduto. Poi l'ultimo anno che facevo il liceo è venuto un terremoto particolarmente importante, eravamo come epicentro proprio a Correggio, il mio paese. Poi qualche anno fa il terremoto, quello famoso dell'Emilia, dove Correggio era nel cratere, l'epicentro era vicino, Capezzo, quelle zone. Ora, se io ripenso a quello che mi è stato insegnato a scuola, non è vero che la
l'Emilia non è una zona sismica, perché due terremoti del quinto e sesto grado mi sono beccati in un arco di 40 anni. Quindi sostanzialmente cosa vuol dire? Vuol dire che io, se vado a costruire un'abitazione, è chiaro che la costruisco intanto antisismica, ma soprattutto che regga almeno un sesto grado di terremoto. C'è già stato due volte nell'arco di una ventina d'anni, figuriamoci se non ricapiterà. Poi mi auguro di non rivivere quell'esperienza, ma se c'è già stato è probabile che capiterà di nuovo. Stessa identica cosa capita per i drawdown sui mercati finanziari. C'è già stato più volte, è probabile che tornerà a capitare, non sappiamo quando, come, perché, ma capiterà. E quindi bisogna tenerne conto. Quindi io non vado a calcolare solo, a ragionare solo della performance che ho ottenuto positiva, vado a calcolare anche sul rischio che ho corso. Ci sono stati in pratica alcuni momenti dove il portafoglio si è deprezzato di un 50%. Quando è avvenuto? Beh, è avvenuto più spesso di quanto uno non si immagini. Questo è un grafico dell'S&P 500 dagli anni 2000 ad oggi e vediamo che ci sono stati almeno quattro momenti di forte tensione sui mercati. C'è stato il 2000-2003 dove ha perso un 50%. Non ho messo i dati precisi, no? Perché mi serve sostanzialmente dare l'intorno del ribasso che c'è stato, giusto per dare l'idea del concetto, quindi non sono stato a mettere 49% piuttosto che 52%, eccetera. Però serve il concetto. Quindi dal 2000 al 2003 il mercato ha perso il 50%, dall'autunno del 2007 al marzo del 2009 ha perso un altro 50%, poi c'è stato il 30% del Covid e poi c'è stato l'anno scorso che ha perso un 22-24%. Anche di questo l'indice generale S&P 500 americano, se noi andavamo su altri asset settoriali, cose del genere, i bassi in alcuni casi sono stati anche superiori a questo valore. Ora mi interessa un attimo concentrarci su questa immagine, no? Perché noi torniamo indietro a questa, anzi, rimaniamo su questo un attimo. Noi vediamo che essere investiti avrebbe permesso di ottenere un ottimo risultato, ma con un drawdown significativo del 50%, che è capitato due volte, e altre due volte è stato a cavallo del 30%. Ora, prova a pensare, no? Che cosa sarebbe successo se tu fossi stato investito il 100%, con il 100% del tuo portafoglio nell'azionario, e quel drawdown del 50% o del 30% si verifica esattamente quando sei in prossimità di soddisfare il tuo obiettivo finanziario, quindi ad esempio quando stai per andare ad acquistare la tua abitazione, quando devi utilizzare quel denaro per l'università del figlio, oppure quando sei prossimo alla pensione e devi utilizzare quel denaro per incrementare il gap pensionistico, no? La differenza tra l'ultimo assegno percepito e, cioè, scusate, l'ultimo stipendio e l'assegno della pensione che sarà più basso, no? Quindi utilizzare quel denaro a scopo come si dice, pensionistico e previdenziale, no? Ora, il risultato è che tu sei soggetto, se sei investito al 100% nell'azionario, nel rischio che questo drawdown si verifichi quando tu sei prossimo al tuo obiettivo e quindi rischi sostanzialmente di andare a compromettere il tuo piano finanziario, cioè quello di non riuscire a soddisfare almeno in parte quello che è il tuo obiettivo. E questo ovviamente ti causa una conseguenza negativa a livello economico. Ora, prendendo spunto, no, dall'esempio di prima, cosa ne pensi se accumuli per anni, arriva il drawdown e tu in quel momento non riesci ad acquistare casa come avevi preventivato? Ovviamente è un problema mica piccolo. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo evolverci e uscire dal seminato del solo 100% azionario e andare a inserire anche obbligazioni all'interno del portafoglio. Qui ho fatto la stessa simulazione, cioè sulla stessa finestra temporale, semplicemente ho costruito un portafoglio 50% azionario e 50% obbligazioni. Quindi ho inserito l'obbligazionario all'interno del portafoglio. E se io vado a osservare i dati, che cosa scopro? Beh, l'equity line è sempre positiva. Il mio risultato monetario è comunque positivo perché da 10.000 dollari sono passato a 800.000. Ah, il dato più interessante, il CAGR è assolutamente interessante, vedete, è un 9,97, facciamo un 10%. Prima, se vi ricordate, era un 11,80. Quindi abbiamo un 1,80% in meno all'anno di rendimento, chiamiamolo così. Ma in realtà, guardate il drawdown, è stato del 26%, cioè è stato la metà. Ho lasciato, diciamo così, sul terreno l'1,80% all'anno come rendimento, ma
dov'è che ho ottenuto un grande vantaggio in termini di minore drawdown. Cioè ho ridotto di poco il rendimento, ma dimezzato brutalmente il rischio, cioè il drawdown. Quindi se io ragiono, qui trovate i due portafogli abbinati tra loro, no? La linea rossa è un portafoglio 100% azionario, la linea blu è il portafoglio qui pesato 50-50. Se io vado a ragionare in termini di rapporto rischio-rendimento, tutta la vita conviene il portafoglio diversificato tra azioni e obbligazioni. Potremmo dire due concetti se vogliamo. Prima, non si vive di sole azioni, questo è il primo concetto. Il secondo è che l'unione fa la forza, cioè inserendo all'interno del portafoglio queste due asset class, noi otteniamo un risultato decisamente più efficiente in termini di rapporto rischio-rendimento. E questo è un dato molto evidente. Quindi, indubbiamente, non c'è alcun dubbio che l'unione tra asset faccia la forza è che quindi di conseguenza l'obbligazionario, vedete, è un asset assolutamente prezioso all'interno del portafoglio. Non riduce di molto il rendimento, se la mettiamo in questi termini, riduce di moltissimo il rischio. Ed è un grande vantaggio, ve lo posso garantire. Altro aspetto positivo che ha il mercato obbligazionario è quello di poter prescindere dall'andamento del mercato azionario. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio, quello che vedete in grafico in sfondo è l'andamento del titolo Volkswagen. Ora torniamo con la mente al 2015, quando è scoppiato il caso del Dieselgate. Poi è successo? È successo che l'azione Volkswagen è crollata, ha perso, lo vediamo qui in questo ribasso, ha perso circa un 60% di valore circa, vado a memoria, ma direi di non sbagliarmi. Ora che l'azione sia crollata era assolutamente logico, no? Perché il bilancio e quindi di conseguenza gli utili, di conseguenza i dividendi, potevano risentire negativamente di che cosa? Delle sanzioni o eventualmente delle minori vendite di auto. Quindi era logico che il prezzo dell'azione diminuisse. Vengono a mancare forse fatturato, utili, di conseguenza si riduce o viene magari pagato per scelta aziendale il dividendo, e di conseguenza è chiaro che l'azione si ripercuote. Ma il fatto che fosse scoppiato questo scandalo non è che faceva venire meno il fatto che Volkswagen, diciamo così, non onorasse i propri impegni finanziari, quindi non pagasse le cedole delle obbligazioni o non rimborsasse il capitale delle obbligazioni. Quindi era normale che l'azione scendesse, meno normale che anche le obbligazioni scendessero o scendessero così tanto come prezzo, come hanno fatto in quel momento, sull'emotività del momento, perché quello scandalo non stava mettendo in dubbio la solvibilità dell'emittente. Quindi, in un primo momento i bond sono scesi, ma poi in realtà sì, vi ho detto che le quotazioni sono scese, in realtà è più corretto dire da un punto di vista tecnico che era aumentato il rendimento delle obbligazioni di Volkswagen, no? Perché la diminuzione del prezzo corrisponde a un aumento del rendimento. Quando noi compriamo un'obbligazione, questo è un altro aspetto importante da sottolineare questa sera, non stiamo comprando un prezzo, ma stiamo comprando un rendimento. Cioè a quella quotazione corrisponde un rendimento, noi stiamo comprando il rendimento. Questo tenetelo sempre a mente. Quindi dicevo, inizialmente le obbligazioni erano diminuite di prezzo. Poi ovviamente il mercato ha capito che c'era un errore, era normale che le azioni si fossero deprezzate, e questo non cambiava per la solvibilità dell'emittente, quindi di conseguenza le obbligazioni si sono poi rapidamente riprese, hanno ripreso valore in tempi brevi. Questo è il concetto di con l'obbligazionario posso prescindere dall'andamento del mercato azionario. Mi viene in mente tanti anni fa una società facente parte del gruppo Repsol, che era stata nazionalizzata dallo Stato argentino. Inizialmente il titolo Repsol ne aveva accusato il colpo, quindi le azioni Repsol erano scese, e anche lì c'era una sua logica, nel senso che se ti viene a mancare un'azienda del tuo gruppo, diminuisce il fatturato, diminuiscono gli utili, eccetera, eccetera. Ma questo però non metteva a repentaglio il fatto che Repsol sarebbe stata solvibile, avrebbe fatto fronte ai propri impegni finanziari, quindi pagare le cedole e rimborsare il capitale delle obbligazioni. Quindi le obbligazioni, anche lì, in quel caso, dopo un primo momento di emotività che si erano deprezzate, hanno poi ripreso tranquillamente la loro strada. Ecco, queste sono situazioni che bisogna sempre tenere in considerazione.
Altro aspetto, secondo me, molto positivo del mercato obbligazionario è che le strategie sulle obbligazioni, le vediamo nella seconda parte di questa sera, sono replicabili al 100% da parte di ogni investitore, anche da parte del neofita, no? Che si muove per la prima volta sui mercati finanziari. Questo è uno dei pochi mercati su cui sono davvero convinto che il fai da te finanziario per il piccolo risparmiatore sia possibile. Non solo, ti dirò di più. È anche un mercato che presenta un'operatività lenta e che lascia all'investitore, no, tutto il tempo di effettuare conteggi, confronti, quindi di ragionare sui numeri. Anche questo è un altro aspetto importante e che rende replicabile questa operatività, perché più tempo abbiamo per ragionare, minore l'impatto dell'emotività e di conseguenza sarà più semplice riuscire a seguire quelle strategie che ci siamo imposti di utilizzare. In realtà, tra le obbligazioni, a livello di utilizzo delle obbligazioni, ci sarebbero altri pregi, non abbiamo il tempo di citarli tutti, ve ne cito solo due, poi andiamo avanti. Vi ricordo che i titoli di Stato e di enti equiparati sono tassati al 12,5% contro il 26% dei corpo o di tutti gli altri prodotti finanziari, quindi una tassazione light, più leggera rispetto al resto del mondo, diciamolo in questi termini. Altro aspetto positivo, sempre in tema fiscale, non dimentichiamoci che sulle obbligazioni e sui titoli di Stato non si paga la Tobin tax, cioè la tassa sulle transazioni finanziarie. Anche quello è sicuramente un aspetto positivo. Un altro tema che in genere a questo punto viene chiesto, una domanda che sorge spontanea: perché devo investire sulle singole obbligazioni quando in realtà esistono gli ETF obbligazionari? Non mi conviene utilizzare gli ETF obbligazionari. Ora qui si apre una diatriba tra tifosi sostanzialmente, no? Tra gli irriducibili delle singole obbligazioni che dicono solo e soltanto acquisto delle singole obbligazioni e diciamo così tifosi, diciamo così anche loro intransigenti del no, va di retro, rischio specifico, solo e soltanto ETF obbligazionari. Dove sta la verità? La verità in realtà sta nel mezzo. Sono due prodotti con caratteristiche e peculiarità particolari, possono tranquillamente coesistere all'interno di un portafoglio e anzi spesso e volentieri all'interno di un portafoglio possono non solo coesistere, ma si danno forza a vicenda. Quindi inserire l'uno e l'altro, ovviamente nel rispetto del proprio ruolo all'interno del portafoglio, rende il complessivo del portafoglio più efficiente. Quindi quando si dice o solo singola obbligazione o solo ETF obbligazionari, si prende una cantonata. Diciamo che la parola sempre e mai sui mercati finanziari non andrebbe utilizzata, no? Ora, concentriamoci un attimo sul cercare di sintetizzare un po' questo concetto. Allora, partiamo dagli ETF obbligazionari. Ora, è vero che gli ETF obbligazionari hanno tanti pregi, ne cito due. In particolare, non possono fallire perché c'è la segregazione patrimoniale tra chi lo gestisce il patrimonio del fondo e soprattutto hanno un'ampia diversificazione interna del paniere e in modo tale che eliminano il rischio specifico. E questi sono due pregi assolutamente importanti da sottolineare. Però ci sono due limitazioni da sottolineare che sono altrettanto importanti. La prima è che gli ETF obbligazionari, non avendo scadenza, sono sempre soggetti a rischio prezzo, no? Quindi quando i tassi di interesse aumentano, gli ETF obbligazionari diminuiscono di valore, possono anche impiegare anni prima di tornare a pareggio. Questo è un grafico che rappresenta l'andamento di un ETF che replica un paniere composto da titoli di Stato europei in euro con scadenza compresa tra i 7 e i 10 anni. Vedete che durante la fase dell'aumento dei tassi di interesse si è deprezzato sostanzialmente di un 20%. Un po' l'ha recuperato, ma prima che ritorni a pareggio possono impiegarsi mesi o anni. Quindi quando noi compriamo un ETF siamo sempre esposti al rischio prezzo perché non c'è una scadenza. E altro aspetto importante, anche stringendo i denti, noi non solo non sappiamo quando torneremo a pareggio, non sappiamo neanche se torneremo a pareggio. Non possiamo calcolare a priori il rendimento che offrirà il nostro investimento. Sappiamo a che prezzo compriamo l'ETF, ma non a che prezzo lo andremo a rivendere. Non avendo una scadenza, non abbiamo neanche la possibilità di dire che okay, in quella data ci rimborserà X. Questo non lo possiamo fare. Non possiamo quindi calcolare il rendimento che otterremo, non avremo neanche la certezza di ottenere un risultato positivo in termini monetari, non possiamo neanche avere la certezza dei flussi cedolari futuri, perché il paniere oggi è composto in un modo e ci paga un determinato flusso cedolare, se a distribuzione dei proventi, ovviamente, ma domani il paniere cambia e quindi di conseguenza magari
quel flusso cellulare può essere aumentato, può essere diminuito. E quindi da questo punto di vista non abbiamo certezze né di prezzo, né di flusso cellulare, né di risultato positivo. La seconda criticità dell'ETF obbligazionale è legata alla fiscalità, no? Non dimentichiamoci che tutti i proventi che sono generati da un ETF, quindi le plusvalenze di prezzo oppure le cedole e i dividendi che vengono pagati, sono classificati dal legislatore come reddito di capitale. Per cui quando li incassi ci paghi le imposte, 12,5% per i titoli di Stato, 26% per i corporate. Se un ETF è ibrido, cioè contiene sia a titoli di Stato che obbligazioni corporate, la quota parte di titoli di Stato è tassata al 12,5%, la quota parte è tassata al 26%, e su quello, dicevo, paghi le imposte e non puoi usare quei proventi per recuperare le minusvalenze nello zainetto fiscale. Al contrario, invece, se ragioniamo di singole, stavo guardando, c'era un problema di audio, vi chiedo un riscontro sull'audio, c'era Massimo che mi segnalava un problema di audio, vedete adesso al volo, però no, su tutto ok, quindi forse è solo un problema di Massimo, in questi casi può essere anche un problema mio, ma può essere anche un problema di connessione, a volte basta chiudere e riavviare che riparte. Ok, i risultati vedo che sono tutti positivi. Allora dicevo, se io invece compro una singola obbligazione, è vero che ho un difetto, che è quello di essere soggetto al rischio default, quindi al rischio specifico. Compro l'obbligazione del titolo dell'emittente Vatte la Pesca, l'emittente Vatte la Pesca va a gambe all'aria, è chiaro che io quel denaro investito l'ho perso. Poi magari non l'ho perso del tutto perché ci sono dei criteri di rimborso, nel senso che i titoli di Stato in genere un 50, 60, 70, 80% del valore lo restituiscono nel corso del tempo, gli emittenti corporate restituiscono meno, a volte restituiscono anche zero, per carità, però diciamo che a volte un minimo di rimborso c'è. Adesso ci sono delle statistiche durante il corso, le faccio vedere qui questa sera, presenti sintesi, vado oltre, ma il dato è quello. Quindi corro il rischio specifico, se l'emittente va a gambe all'aria, perdo. O rischio di perdere l'intero importo investito in quel caso. E questo è sicuramente un dato di fatto. Però ci sono dei numerosi pregi che occorre mettere sul piatto della bilancia per capire se questo peso del rischio specifico è ben compensato da altri pregi sostanzialmente. Allora, il primo pregio, il primo punto di forza, che secondo me non è banale, è che se io porto l'obbligazione a scadenza, elimino il rischio prezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io compro un'obbligazione a 100 e poi magari aumentano i tassi di interesse, quindi la mia obbligazione si deprezza e scende a 90, posso non essere contento momentaneamente di quel ribasso della quotazione, ma posso fare due cose. La prima è, se io porto a scadenza, salvo default dell'emittente, nel corso del tempo incasserò la cedola, a scadenza mi rimborserò 100, quindi le mie 100 monetine mi saranno restituite. Questo è il primo aspetto positivo. Il secondo aspetto è che se quel deprezzamento a 90 non è frutto di un rischio default, allora in quel caso bisognerebbe liquidare il titolo, ma è frutto semplicemente di un meccanismo tecnico, un meccanismo matematico, cioè che all'aumentare dei tassi corrisponde un ribasso del prezzo delle obbligazioni, dopo parleremo di questo concetto, ecco che allora in quel caso io potrei anche incrementare la posizione su quell'obbligazione. Quindi elimino il rischio prezzo portando l'obbligazione a scadenza. Grande vantaggio rispetto agli ETF che invece sono sempre soggetti al rischio prezzo. Poi, come detto prima, lo ripetiamo, giusto per scrupolo, ma l'abbiamo già detto, posso ragionare sui numeri e quindi posso calcolare il rendimento effettivo a scadenza, posso calcolare il flusso cedolare, posso verificare se la scadenza è in linea con la mia pianificazione finanziaria. Ragiono sui numeri, come abbiamo detto prima. Altro vantaggio è l'efficienza fiscale, perché è vero che le cedole delle obbligazioni sono reddito diverso, l'incasso ci pago le imposte, ma le plusvalenze di prezzo, tranne nel caso degli zero coupon che hanno una fiscalità particolare, per quanto riguarda tasso fisso e tasso variabile, le plusvalenze di prezzo costituiscono reddito diverso. Cioè, se io compro a 90 e mi rimborsa 100, quelle 10 monetine che io ho guadagnato sono reddito diverso. Le posso utilizzare per recuperare minusvalenze che sono contenute nello zainetto fiscale. E quindi questo è un altro aspetto positivo da non sottovalutare. Visto che abbiamo citato l'aspetto fiscale, vi ricordo che le plusvalenze di prezzo delle obbligazioni corporate vengono recuperate interamente, cioè io, se io guadagno 1.000 euro di plusvalenza sull'obbligazione corporate, vado a ridurre le minusvalenze di 1.000 euro, questo è il concetto. Invece i titoli di Stato, le plusvalenze dei titoli di Stato enti equiparati sono recuperabili solo al 48,08%. Come nasce questo numero? Nasce dal rapporto tra
il 12,5% che è l'imposta dei titoli di Stato e il 26%. Se io faccio 12,5 diviso 26 ottengo appunto 48,08. Quindi il legislatore ha detto che okay, se tu hai una plusvalenza di 1000 euro su un BTP puoi portare a riduzione delle minus solo il 48,08%, quindi in pratica 480 euro, che è comunque un aspetto positivo. Ora, se noi mettiamo sul piatto il rischio specifico da una parte, ma il fatto che elimino il rischio prezzo, che ragiono sui numeri e l'efficienza fiscale, ecco che il discorso cambia. Dal mio punto di vista sono grandi punti di forza che se la giocano bene. All'interno di un portafoglio, in linea generale, noi comunque possiamo sottolineare, io lo sottolineo perché è un qualcosa che vedo abitualmente sul mio portafoglio, quello della mia famiglia, da tanti anni a questa parte, che l'unione tra le singole obbligazioni, gli ETF obbligazionari, aiuta. Quindi io sono un sostenitore, sono nato con l'acquisto delle singole obbligazioni nel corso degli anni per certe strategie, penso ad esempio alle strategie trend follow, alle strategie rotazionali, utilizzo prevalentemente gli ETF obbligazionari, ma in molte situazioni preferisco le singole obbligazioni. Quindi all'interno di un portafoglio possono tranquillamente coesistere ciascuno con il proprio ruolo e con il proprio scopo. E questo è un aspetto importante. Quindi quando si sente dire vade retro singole obbligazioni è un concetto sbagliato, come è sbagliato dire solo e soltanto ETF obbligazionari. Ora facciamo un ulteriore passo avanti. Qui ho intitolato questa slide: si fa presto a dire obbligazioni. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che quando si parla di obbligazioni si parla in realtà di una varietà incredibile di tipologie, no? Che possono essere come dire, distinte, classificate in varie modalità. Ad esempio, posso classificarle in base all'emittente, quindi posso distinguere tra titoli di Stato, corporate e all'interno dei corporate, ad esempio, posso distinguere tra le obbligazioni investment grade e le obbligazioni high yield. Qui c'è un po' di marketing, ve lo sottolineo, bancario, se vogliamo. Sottolineano high yield, l'alto rendimento, ma in realtà le obbligazioni high yield sono le obbligazioni spazzatura, sono quelle con un rating speculative grade, no? Sono obbligazioni spazzatura, quindi vi sottolineano, no? Diciamo così, si scrive high yield, alto rendimento, ma si legge alto rischio, no? Però ci sono anche questi tipi di obbligazioni, ci sono i titoli di Stato, ma poi ci sono i titoli di Stato dei paesi sviluppati, dei paesi emergenti, quindi una prima classificazione può essere legata agli emittenti. Una seconda classificazione può essere fatta in base alla valuta, ci sono delle obbligazioni in euro, quelle in dollaro o in altre valute, penso alla sterlina, eccetera. La valuta brasiliana, il real, il Messico, la lira turca, eccetera. Le posso classificare anche in base al rischio, quindi ad esempio ci sono i covered bond, quelli tra virgolette più sicuri, poi ci sono le obbligazioni senior e poi ci sono le obbligazioni subordinate. Oppure, è qui che voglio arrivare in realtà, le posso classificare e distinguere in base alla struttura cedolare. Ecco perché ho detto si fa presto a dire obbligazioni, perché c'è in realtà un mare magnum molto variegato. A seconda di cosa vado a focalizzare, ottengo poi tutta una serie di ragionamenti che posso fare. Ora, questa sera, per esigenze di sintesi, mi devo concentrare su uno dei vari argomenti. Ho scelto quello che secondo me fosse più importante della struttura cedolare. Quindi soffermiamoci un attimo sul discorso cedolare. Apparentemente è tutto molto semplice. Le obbligazioni possono essere classificate in tre tipologie: quelle a tasso fisso, quelle a tasso variabile e gli zero coupon. E fino a qui apparentemente è tutto semplice. In realtà il discorso è leggermente più complesso. Vediamone alcuni esempi, cioè cerchiamo di capire perché è più complesso e dov'è la complessità. Allora, partiamo dall'obbligazione a tasso fisso. Cosa vuol dire tasso fisso? C'è qualcuno che si è mai soffermato su questa definizione? La dico io. Significa che l'ammontare cedolare che verrà pagato dall'obbligazione nel corso della sua vita è predeterminato, cioè è scritto fin dall'origine nel prospetto informativo, e quel valore non cambia nel corso della vita dell'obbligazione. Quindi se è scritto il 5% all'anno, tu sai quanto incasserai il primo anno, quanto incasserai il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, cioè fino a scadenza, ed è sempre il 5%. Quindi chi compra un'obbligazione a tasso fisso sa, in occasione di ogni stacco cedolare, salvo default dell'emittente, quanto incasserà di flusso cedolare.
Questo ovviamente è un grande vantaggio perché ci permette di fare quei ragionamenti che dicevamo prima, precisi al millimetro, cioè posso calcolare il rendimento effettivo a scadenza, eccetera. Comunque il concetto è che tasso fisso vuol dire che quell'importo che mi viene pagato a ogni data di stacco è predeterminato e rimane fisso per tutta la vita dell'obbligazione. Apparentemente è tutto semplice, ma in realtà ci sono tre fattispecie. Ad esempio, c'è il tasso fisso. Io chiamo qui costante per darvi un'idea, che è quello qui hanno in mente in genere tutti i risparmiatori, che è il fatto che la cedola è fissa e uguale per tutta la tua vita, 5% ogni anno, quindi tutti gli anni caschi il mondo ti pago 5%, quindi 5% primo anno, 5% secondo, terzo, quarto, eccetera. Ma esistono anche due tipologie, che sono le step, la step up e la step down, anche loro sono dei tassi fissi. Perché nel loro caso la cedola è predeterminata fin dall'origine, cioè io prima di comprare, quando l'obbligazione viene emessa sul mercato e viene prodotto il prospetto informativo, io trovo espressamente scritto quanto incasserò il primo anno, quanto incasserò il secondo anno, quanto incasserò il terzo, il quarto e viceversa. Qual è la caratteristica? È che nel caso delle obbligazioni step up, la mia cedola predeterminata è crescente, quindi ad esempio il primo anno sarà il 3,10, poi cresce, il secondo anno diventa un 3,60, poi diventa un 4,10, poi un 4,60 man mano nel corso degli anni. Quindi una cedola predeterminata fin dall'origine che cresce a ogni stacco cedolare, ogni tot stacchi cedolare a seconda della scelta dell'emittente. Lo step down è il caso contrario, la cedola è sempre predeterminata, vedete che in questo caso il suo ammontare diminuisce, il primo anno paga il 5%, poi il 4,65%, poi il 4,30%, poi il 4% e via discorrendo. Anche qui sono valori a scelta dell'emittente. Quindi, quando si parla di tasso fisso, già non è più il classico tasso fisso costante, ma esiste la variabile step up o step down. Questo è un primo aspetto. Stavo guardando anche le domande. Poi esiste il tasso variabile. Cosa vuol dire tasso variabile? Vuol dire che l'ammontare che verrà pagata ogni data di stacco non è, sottolineo, non è predeterminato. Cioè io so che pagherà una cedola il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, il quarto anno, ma il suo ammontare non è predeterminato come prima, come nel caso del tasso fisso. Qui è un andamento, un ammontare cedolare che cambia. Cambia in funzione di un parametro che può essere finanziario, ad esempio l'Euribor, oppure che può essere reale, cioè l'inflazione. Quindi cambiando il parametro a cui è ancorata la cedola, può cambiare ovviamente l'ammontare che verrà pagato dalla cedola. Quindi io so che incasserò una cedola quando compro un tasso variabile, ma non posso calcolare a priori quello che è il flusso cedolare che verrà pagato. Questo ovviamente rende complicato calcolare che cosa è il rendimento effettivo a scadenza. Ma anche qui si fa presto a dire tasso variabile. Perché? Perché quando noi pensiamo al tasso variabile, ci viene in mente la classica struttura Euribor più, ad esempio, Euribor a 3 mesi più 0,4. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo un parametro variabile, l'Euribor, a cui viene sommato un parametro fisso, questo 0,4. Attenzione! La struttura cedolare è sempre a discrezione dell'emittente, quindi non è che tutti i tassi variabili sono Euribor a 3 mesi più 0,4. Troveremo Euribor a 3 mesi, Euribor a 6 mesi, possiamo trovare lo 0,2, lo 0,4, l'1,5, cioè sono numeri, qui ho preso l'esempio da un prospetto informativo, ma sono a scelta dell'emittente, quindi non è sempre esattamente uguale a questa la struttura cedolare. Quello che è fisso in questo caso è che abbiamo un parametro variabile a cui si somma un parametro fisso. Questa è la versione classica che hanno tutti quando si parla di tasso variabile, ma in realtà appartengono alla categoria tasso variabile anche le obbligazioni che sono chiamate a indicizzazione inversa. Dove qui che cosa troviamo? Troviamo che cosa? Un parametro fisso, in questo caso 5,25, ma sempre una scelta dell'emittente questo valore, meno il parametro variabile. Cioè se ci pensate è esattamente la formula opposta di prima. Qui era Euribor più parametro. Qui è parametro meno Euribor. Non è una differenza di poco conto, se ci pensiamo, perché quante volte avete sentito, andiamo qui un attimo
avanti con le slide, dopo torniamo un attimo indietro, vado un po' a braccio, ma giusto per capire. Uno degli aspetti importanti della vita di un'obbligazione è il fatto che il prezzo di un'obbligazione ha un collegamento diretto con l'andamento dei tassi di interesse. E questo collegamento, come viene generalmente descritto, è che quando aumentano i tassi di interesse, per un effetto contemporaneo, diretto e matematico, fa diminuire la quotazione dell'obbligazione. Al contrario, che è quello che è capitato negli ultimi anni, no? All'aumento dei tassi è corrisposto un ribasso del prezzo delle obbligazioni. Al contrario, invece, un ribasso dei tassi di interesse corrisponde poi un aumento del prezzo delle obbligazioni. Questa è la sintesi che viene comunemente fatta. Torniamo alle obbligazioni a tasso variabile. Quante volte avete letto sui giornali, sui forum, da qualsiasi parte, che quando siamo in un contesto di tassi in aumento conviene investire sulle obbligazioni a tasso variabile? Tantissime volte l'avete letto. Lì dipende. Dipende da che cosa? Che se i tassi sono in aumento e noi abbiamo una struttura Euribor più, allora senz'altro sì, questa struttura mi protegge dall'aumento dei tassi, perché all'aumentare dei tassi aumenta anche la mia cedola, perché cresce l'Euribor e di conseguenza cresce l'ammontare cedolare. Quindi nel caso dell'indicizzazione classica, cioè Euribor più, cioè parametro variabile più parametro fisso, noi effettivamente avremo una stabilità di prezzo. Ma se noi invece ragioniamo dell'indicizzazione inversa, qui il discorso cambia e la formula è esattamente l'opposto da un punto di vista matematico. Qui abbiamo 5 parametro fisso meno un parametro variabile. Cosa succede se l'Euribor aumenta? Beh, ovviamente la mia cedola diminuisce. Quindi, in questo caso, se siamo di fronte a un aumento dei tassi, l'indicizzazione inversa mi tutela come cedola? No, fa esattamente il contrario, perché all'aumentare dei tassi la mia cedola diventerà sempre più bassa, la cedola che viene pagata dall'obbligazione, e quindi questa obbligazione si deprezzerà. Sarà tutt'altro meno che stabile nel prezzo. Quindi attenzione, perché quando si parla di tasso variabile ci sono, vedete, formule diverse. Bisogna capire quale struttura ha questo tasso variabile. Poi esistono le cosiddette constant maturity swap. Sono sempre obbligazioni a tasso variabile, la cui struttura cedolare, vedete, può rappresentare, può essere sintetizzata in questi due esempi. Ad esempio, nel primo caso paga che cosa? Il 2,7% della differenza tra i costi di maturity swap a 10 anni e a 2 anni. Quindi, cosa si fa per calcolare questa cedola? Si prende il costi di maturity swap a 10 anni e quello a 2, si sottraggono tra loro e quel valore lo si moltiplica per 2,7. Anche qui sono scelte dell'emittente, può essere 2,7, 2,8, 5, 3, 2, quello che è. E quindi, qui a seconda dei valori del CMS a 10 e 2, noi avremo dei risultati diversi. Stesso identico discorso, ad esempio, quando troviamo una formula del tipo ti pago il 68% del tasso swap a 10 anni. Quindi si prende come riferimento il tasso swap a 10 anni, si calcola il 68% del suo valore e quello sarà il valore della cedola. Anche qui, ovviamente, dipende dall'andamento dei tassi, questa cedola che cresce o diminuisce. Quindi vedete che anche in questo caso parlare di tasso variabile non è assolutamente scontato. Ci sono implicazioni proprio operative completamente diverse. Se in una fase di tassi in aumento, come quella che c'è stata negli ultimi anni, io avessi comprato Euribor a 3 mesi più 0,4, sarei stato bravo, sarei stato lungimirante, era una scelta corretta, perché avrei goduto di una cedola man mano crescente, la mia obbligazione o si sarebbe rivalutata o sarebbe rimasta abbastanza costante come quotazione. Al contrario, invece, se avessi comprato un parametro fisso meno Euribor, avrei preso degli schiaffi. Quindi anche qui questo è un aspetto importante da sottolineare. Poi ci sono delle altre obbligazioni che potremmo definire ibride. Cosa vuol dire ibride? Qui ho intitolato questa slide è un tasso fisso oppure un tasso variabile? È un po' entrambi, no? Sono le famose obbligazioni fixed floater, cioè sono obbligazioni che nel corso della loro vita cambiano la struttura cedolare. Nascono a tasso fisso,
Poi dopo 1, 2, 3 anni, in genere dopo un orizzonte breve, cambiano la struttura e diventano a tasso variabile. Qui in sfondo vedete un esempio tratto da un prospetto informativo. Vedete, paga l'1,75, quindi un tasso fisso fino a una determinata data, quindi 1 o 2 anni. E poi, a partire dal 21 marzo 2017, si trasforma. E che cosa paga? Non paga più un tasso fisso, ma paga, vedete, il tasso Euribor a 3 mesi più lo 0,5. Quindi nasce come tasso fisso e poi diventa tasso variabile. Anche in questo caso, quindi, siamo di fronte a un'obbligazione con una struttura particolare. Ad esempio, in questo caso, questa tipologia di obbligazioni poteva essere interessante negli anni scorsi, quando avevamo i tassi bassi, ma previsti in aumento. Se i tassi erano a zero, è chiaro che noi non sappiamo quando aumenteranno, ma non possono che salire, no? Questa è la logica. Quindi avere un'obbligazione che i primi 2 anni, ad esempio, mi pagava un tasso fisso con un minimo di rendimento all'1,75 poteva essere positivo. Poi, con l'aumento dei tassi, ecco che questo si garantiva, si agganciava all'Euribor a 3 mesi. Quindi man mano che aumentavano i tassi, aumentava il valore dell'Euribor e di conseguenza aumentava anche la mia cedola. Quindi vedete che ci sono tante strutture cedolari, bisogna conoscerle tutte sostanzialmente per capire in base alla nostra pianificazione finanziaria, al nostro obiettivo finanziario, lo vedremo dopo, e al contesto dei tassi di mercato che cosa scegliere come struttura cedolare. Questo è un aspetto veramente importante. Poi ci sono le obbligazioni indicizzate all'inflazione, tecnicamente sono sempre dei tassi variabili, in realtà non è vero, perché ad esempio... Sarebbero dei tassi fissi, ma è una situazione strana. Sono, cioè, tecnicamente sono dei tassi fissi, ma in realtà è come se si comportassero come dei tassi variabili, perché il frutto cedolare e in particolare anche il rimborso del capitale sono in funzione dell'inflazione, cioè di un valore ignoto, futuro, che è il valore appunto dell'inflazione. Quindi le tratto a parte, sostanzialmente le distingo sia dal tasso fisso che dal tasso variabile. Li metti in un mondo a parte, sono diciamo le indicizzate, cioè quelle obbligazioni che da contratto, da prospetto informativo, ti pagano l'inflazione. In questo caso abbiamo il BTP EI che paga l'inflazione europea, mentre il BTP Italia che paga l'inflazione italiana. Ed è importante sottolineare perché ci sono dei momenti in cui l'inflazione europea sarà più alta rispetto a quella italiana e viceversa. E quindi, vivendo noi in Italia, ci saranno momenti in cui magari converrà, in teoria, optare per le une e per le altre. È chiaro che quando lavoriamo a 10, 15, 20 anni di distanza diventa difficile sapere se sarà maggiore l'inflazione domestica nostra o europea. In linea generale, in genere è maggiore quella italiana rispetto a quella europea. Hanno due meccanismi di indicizzazione diversa. Adesso non entriamo nei dettagli, li vedremo nel dettaglio del corso, vedremo anche come calcolare correttamente il rendimento, perché negli ultimi tempi qualche investitore ha brontolato sul flusso cedolare di BTP Italia, no? Quando i tassi aumentavano, l'inflazione cresceva, erano tutti molto contenti perché pagavano dei cedoloni molto generosi, perché di fatto pagava la cedola, più la rivalutazione della cedola, più la rivalutazione del capitale. Quando l'inflazione ha preso la strada della diminuzione, questo titolo di Stato ovviamente ha pagato cedole molto meno generose, quindi si è passati dall'euforia dei cedoloni alla delusione, alla rabbia, alle vendite, eccetera, eccetera. Apro una parentesi, quando lavoriamo sull'obbligazione indicizzata, questo è però importante da conoscere come dato, quando noi compriamo un titolo indicizzato all'inflazione, non lo facciamo per il rendimento che esprimerà o per il flusso cedolare che esprimerà, perché è ignoto quel valore. Lo possiamo calcolare oggi per la prossima cedola quanto ammonterà quel valore, ma da qui alla scadenza dell'obbligazione non lo possiamo calcolare perché è un valore ignoto, è collegato all'inflazione futura, che è un valore che noi oggi non conosciamo, non siamo indovini, no? E quindi quando io compro un'obbligazione indicizzata all'inflazione non posso calcolare il valore futuro dell'inflazione e quindi non posso calcolare né quale sarà il flusso cedolare né quale sarà il rendimento effettivo a scadenza. Quindi se io le compro per queste due motivazioni prendo una cantonata, che è proprio tecnicamente un errore concettuale. Queste obbligazioni sono da comprare nel momento in cui io so che da contratto mi proteggo dall'inflazione. Quindi se come obiettivo finanziario ho quello di proteggere una quota parte del portafoglio dall'inflazione in modo sicuro, ecco che allora io questi li devo inserire in portafoglio.
Poi posso preferire una struttura piuttosto che un'altra, posso preferire espormi all'inflazione europea piuttosto che quella italiana, queste sono scelte. Ma di base io li compro perché so che questi prodotti, se l'inflazione dovesse crescere, aumentare, andare alle stelle, mi tutelano quella quota di portafoglio investito in quello. Quindi io li compro con l'obiettivo che mi proteggerà dall'inflazione se ci sarà. Se l'inflazione non ci sarà, mi pagherà la cedola minima, sostanzialmente. Quindi quando io lavoro sull'indicizzata devo ragionare dicendo: qual è il ruolo che riveste l'unità del portafoglio? Coprirmi dall'inflazione, punto. Senza pormi la domanda quale sarà il rendimento, il flusso cedolare, che sono assolutamente incalcolabili. Poi esiste la tipologia degli zero coupon, questa effettivamente è quella più semplice, perché sono obbligazioni che non pagano una cedola, quindi quotano generalmente, tranne nei periodi di tassi zero, follia totale, generalmente dicevo comunque quotano sotto il valore di rimborso, quindi quota ad esempio 98 e rimborsa 100. Il guadagno per l'investitore che compra è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto 98 e il prezzo di rimborso a 100. Sono una struttura particolare perché hanno una fiscalità molto farraginosa. Oggi non abbiamo tempo di spiegarlo, ma durante il corso faremo un focus su questo aspetto. Poi esistono altre tipologie di obbligazioni meno conosciute, se vogliamo, ma sicuramente interessanti. Ci sono le obbligazioni convertibili, sono una specie in via di estinzione sul mercato italiano. Quando io ho mosso i primi passi ormai 20 anni fa, e più di 20 anni fa in realtà, la prima operazione l'ho fatta nel 97, facevo l'ultimo anno del liceo, in quarta, il penultimo anno, facevo la quarta, tramite il conto di mio padre su Beeper, non ricordo ancora, comprare le prime azioni, eccetera, no? Prima ancora avevo comprato dei fondi ARCA, eccetera, eccetera, con i risparmi frutto dei lavoretti estivi, eccetera. Quindi sono veramente tanti anni che mi occupo di mercati. Allora, tornando a noi, le obbligazioni convertibili erano molto numerose, erano anche molto interessanti, tant'è che in passato le ho utilizzate ampiamente. Oggi le obbligazioni convertibili ce ne sono veramente poche sul mercato, e quelle interessanti direi che ce n'è solo una su Borsa Italiana. Però, dicevo, sono una tipologia di obbligazione comunque da conoscere. Adesso in questo momento sono un po' desuete, ma possono tornare di moda un domani. In genere vengono emesse per operazioni straordinarie, come conseguenza, eccetera. Allora, cosa sono? È un po' come l'anello di congiunzione tra le azioni e le obbligazioni, no? Presentano due anime, possiamo dire. La prima anima è quella obbligazionaria, quindi io compro un'obbligazione convertibile, che è una normale obbligazione che prevede il pagamento di una cedola periodica e la data di scadenza in cui mi verrà rimborsato il valore nominale di rimborso a scadenza. Poi, quindi questo è una normale obbligazione, quindi io quando compro questa normale obbligazione, tecnicamente, che cosa sono? Sono creditore dell'emittente che si impegna appunto a pagarmi le cedole e rimborsarmi il capitale. Però contengono anche un'opzione, una quota, quindi un'anima azionaria, è un'opzione call tecnicamente, che fa sì che io, investitore che ho comprato l'obbligazione, quindi io creditore che ho comprato l'obbligazione, possa scegliere di trasformare il mio investimento, in questo caso il mio credito, in azioni. Quindi di fatto posso, se mi converrà nel corso della vita dell'obbligazione convertibile, rinunciare al mio status di creditore per diventare azionista e quindi di fatto socio. Quindi nasce come un'obbligazione normale che contiene un'opzione a vantaggio del risparmiatore e del creditore, che potrà decidere se rimanere creditore, quindi rimanere investitore investito in obbligazioni, oppure decidere se cessare lo status di creditore per assumere lo status di socio, di azionista. Quando è che si decide se conviene rimanere obbligazionisti piuttosto che azionisti? In base al prezzo di conversione. Dovete sapere che le obbligazioni convertibili sono collegate tramite questa opzione a un prodotto quotato in borsa che ha un prezzo di conversione. Immaginiamo che il prezzo di conversione sia 10. Ora, se questa azione sul mercato quota 8, a me non conviene convertire le azioni perché io avrei le azioni in carico a 10 quando sul mercato costano 8. Perderei immediatamente, mi conviene comprarle se voglio direttamente sul mercato. Se però queste azioni valgono 15, beh, il discorso cambia. Se io in quel momento ho la possibilità di diventare un azionista, io che cosa faccio? Tengo le azioni a 10 quando sul mercato valgono 15.
Quindi, in base al valore dello strike, al valore di conversione e al prezzo di mercato, io, investitore, deciderò se convertire e diventare azionista o mantenere il mio status di creditore. Cioè, sono una soluzione particolarmente interessante per investire nell'azionario con il paracadute tipico del mercato obbligazionario, perché io tipicamente, tecnicamente, anzi, mica tecnicamente, compro un bond che ha una scadenza, un flusso cedolare, punto, di cui posso calcolare il rendimento, la scadenza e tutti i dati che diciamo prima. Poi, se nel corso degli anni le cose dovessero andare bene per l'azione sottostante, ecco che io posso diventare azionista. E quindi è come investire in obbligazioni o in azioni, se vogliamo, con un paracadute tipico del mercato obbligazionario. Questo è un grande vantaggio. Questa è la slide a cui ero arrivato prima, sostanzialmente, no? Ve l'ho già anticipato, no? C'è un collegamento diretto tra l'andamento dei tassi di interesse e l'andamento del prezzo delle obbligazioni. Come funziona questo dato? Beh, di fatto, se aumentano i tassi, cosa significa? Significa che aumenta il rendimento di mercato e quindi di conseguenza diminuisce il prezzo di un bond. Al contrario, se i tassi diminuiscono, diminuisce il rendimento e quindi aumenta la quotazione del bond. Come mai questo meccanismo? Andiamolo a vedere. Facciamo un esempio, facciamo una simulazione. Immaginiamo di essere un investitore che oggi compra un'obbligazione a tasso fisso, quindi compriamo a 100, vedete, un'obbligazione che paga il 3,5% una volta all'anno. Quindi il nostro investimento ovviamente fornirà un rendimento lordo anno a scadenza del 3,50%. Quindi io l'ho comprata a 100, se la porto a scadenza, perché ho simulato un 3 anni di durata, no? Dal 23 al 26, io so che ogni anno incasserò il 3,5 e a scadenza mi verrà rimborsato 100. Quindi comprando in emissione e portando a scadenza, il mio rendimento sarà appunto 3,5. Per semplicità didattica, ipotizziamo che questa obbligazione, diciamo così, sia emessa da un emittente senza rischio default, e quindi di conseguenza questo 3,5 esprime esattamente il rendimento medio di mercato. Immaginiamo che cosa? Che dopo che io ho effettuato il mio acquisto, aumentino i tassi di interesse di 50 basis points, dello 0,5. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il rendimento medio di mercato, che era quel 3,5, diventa il 4%. Morale della favola, tutte le nuove obbligazioni che verranno emesse avranno un rendimento del 4% largo circa. Ora, se io in quel momento devo vendere la mia obbligazione perché mi si è rotta la macchina, e quindi devo andare in banca e dire: guarda, quell'obbligazione che ho comprato a 100 qualche mese fa, vendila, perché devo usare quel ricavato per comprare la macchina. L'impiegato della banca mi dirà: sì, te la vendo, ma attenzione, non ha più una quotazione di 100, il prezzo è diminuito. Perché? Perché ovviamente, essendo aumentati i tassi, il rendimento medio di mercato è diventato il 4. Se io vendessi a 100 quell'obbligazione che paga la cedola del 3,5, quindi offro un rendimento netto, lordo, scusatemi, a scadenza del 3,5, ci vuole solo un pazzo a comprarla. Quindi, che cosa fa la mia obbligazione? Si deprezza di quel tanto che basta a far sì che il suo rendimento torni nuovamente in linea con il rendimento di mercato. Quindi l'obbligazione scenderà al prezzo di 98,60, quindi da 100 scenderà a 98,60, perché alla quotazione di 98,60, considerando la scadenza, la struttura cedolare e tutto il resto, offrirà un rendimento del 4% in linea con il nuovo rendimento di mercato. Quindi, quando si dice che all'aumentare dei tassi corrisponde un ribasso del prezzo delle obbligazioni, nasce proprio per questo motivo. Ci sono tanti fattori che influenzano la sensibilità del prezzo di un'obbligazione alla variazione dei tassi. Quello più famoso è la duration, la vita finanziaria di un'obbligazione, che non è la scadenza. Solo per gli zero coupon durata e scadenza e duration e scadenza coincidono, ma per tutte le altre obbligazioni che pagano una cedola, tasso fisso, tasso variabile, la duration è minore della durata, cioè della scadenza naturale. Che cos'è la duration? Misura in anni e mesi quanto tempo un investitore, a forza di incassare le cedole e reinvestire allo stesso tasso per la stessa durata,
torna in possesso del proprio denaro. Maggiore è la duration e maggiore sarà l'oscillazione di prezzo. Vuol dire che in caso di aumento dei tassi, maggiore sarà il suo ribasso, ma al contrario, maggiore sarà la diminuzione dei tassi e maggiore sarà il rialzo dell'obbligazione. Quindi la duration misura la sensibilità che ha il prezzo di un'obbligazione come conseguenza del movimento dei tassi. È un criterio tecnicamente, se vogliamo, sia per misurare il rischio, cioè maggiore il valore, maggiore sarà l'oscillazione di prezzo, maggiore sarà il rischio di un bond, ma diventa anche un criterio di selezione. Se io ho due obbligazioni gemelle, cioè simili, no? Stesso emittente, largo circa, stessa scadenza, eccetera, una con duration 3 e una con duration 6, io posso usare la duration come criterio di selezione. Se voglio ridurre il rischio, acquisterò l'obbligazione con duration 3, cioè duration più bassa. Se invece il mio obiettivo è speculare sul prezzo, avere più grip da quel punto di vista lì, beh, andrò a lavorare sulla obbligazione che paga una duration 8, che è maggiore, che quindi è in linea con la mia velleità di cercare di speculare sul prezzo, no? Quindi a seconda di quello che voglio ottenere, posso selezionare un prodotto piuttosto che l'altro in base alla duration. La duration però non è l'unico fattore che determina la sensibilità, no, del prezzo, perché cambia ad esempio anche in base all'importo della cedola, alla frequenza della cedola e alla scadenza. Sono tutti elementi che poi andremo a vedere nel corso del corso vero e proprio che inizia martedì sera. Questa sera ve li accenno così velocemente. Ovviamente qui mi ha fatto l'esempio del fatto che i tassi aumentano, il prezzo dell'obbligazione diminuisce, ma questo ovviamente è un meccanismo che vale, come dire, sia nella cattiva che nella buona sorte, no? Quindi qualora i tassi di interesse dovessero diminuire, ecco che invece il prezzo della mia obbligazione aumenta. Di quanto aumenta? Beh, in questo caso aumenta a 102,85, cioè aumenta quel tanto che basta a far sì che, dato il nuovo prezzo di mercato, data la cedola, data la scadenza, data la frequenza con cui la cedola viene pagata, mi offro un rendimento nuovamente in linea con il prezzo di mercato. Ora, come dicevamo prima, questo collegamento tra tassi di interesse e quotazioni di un bond, per quanto riguarda le obbligazioni a tasso fisso e gli zero coupon, è matematico, è lineare, non ci sono sorprese da questo punto di vista. Ma quando parliamo di obbligazione a tasso variabile, beh, il discorso cambia. L'abbiamo già accennato prima, qui abbiamo la slide, possiamo un attimo riprendere velocemente, no? Ma il concetto l'abbiamo già espresso. Cioè, se io sono di fronte a una situazione di aumento dei tassi e ho una formula che è Euribor più, cosa succederà all'aumentare dell'Euribor? Cioè, significherà che la mia cedola cresce e quindi la quotazione del mio bond ne trae giovamento, oppure resta stabile, ma comunque in un fosso non ci vado. Questo è un concetto importante. Al contrario, invece, che cosa succede? Qui ho sbagliato, questo era, tassi, era sempre in aumento, scusate, adesso lo manderei, andiamo un attimo a correggere questa slide, perché non voglio che rimanga questo refuso frutto di un copia e incolla. Andiamo a prendere al volo. Quindi qui simuliamo sempre. Eccoci qua. Quindi simuliamo sempre, vedete, un aumento dei tassi. Cosa succede? Che all'aumentare di questa variabile diminuisce la cedola. Quindi qui siamo nel caso esattamente opposto che dicevamo prima. All'aumentare dei tassi, qui la cedola diminuisce e quindi di conseguenza la quotazione della mia obbligazione si deprezza. E questo è un aspetto molto importante quando andiamo a effettuare le simulazioni, la selezione. Ora, non abbiamo il tempo di ragionare struttura per struttura, perché vedete che ci sono le step up, ci sono le iniezioni inverse, e constant maturity swap, l'indicizzata l'inflazione, insomma, sono tutti argomenti che vedremo al corso, però qui stasera, presi di sintesi, non riusciamo a trattarli tutti, però è importante, insomma, averli accennati in modo tale che siate in grado di valutare, in base al contesto dei tassi, espressamente su ogni singola formula, che cosa avverrà alla cedola e di conseguenza che cosa avverrà al prezzo dell'obbligazione. Prima abbiamo accennato alcuni rischi del mercato obbligazionario, no? Vi ho detto prima, se compriamo le singole obbligazioni, un attimo che bevo, scusate. Dicevo, se acquisto una singola
obbligazione vada incontro al rischio default. Allora, quello non è l'unico rischio a cui noi andiamo incontro. Ci sono altri rischi. Ora, qui vediamo un attimo nel complesso. La brutta notizia è che sembrano numerosi. La bella notizia è che quasi tutti questi rischi sono completamente eliminabili. C'è una seconda bella notizia in realtà. Alcuni di questi rischi da rischio possono diventare, come dire, un'opportunità. Quindi un punto di forza. Vediamo un attimo di fare un punto della situazione. Allora, qui troviamo il dato. Allora, il rischio default, cioè l'insolvenza dell'emittente, purtroppo non è eliminabile. Lo possiamo limitare come? Diversificando, analizzando rating, analizzando i CDS, i credit default swaps, una sorta di assicurazione, dopo ne parleremo. Posso analizzare, molto utile, la curva dei rendimenti, oppure posso documentarmi via continuativa, ad esempio sul livello dei bilanci, le notizie che escono, se il titolo ha una quotazione, un titolo, cioè se l'emittente dell'obbligazione è anche un titolo quotato. Posso seguire la quotazione per vedere se è stabile, è in ribasso, se è in linea con i competitor, oppure magari se scende solo quel titolo, mentre tutti i competitor sono a rialzo, magari qualche antenna da drizzare c'è. Però il concetto è che il rischio default non lo posso eliminare completamente, lo posso limitare, gestire, questo sì, ma non eliminare completamente. Come non posso eliminare il rischio politico, cioè il fatto che la politica entri sul mercato e cambi le regole, cambi ad esempio la legislazione. È il caso delle clausole CACS, che anni fa non c'erano, oggi esistono. Adesso questa sera non entriamo nel meccanismo delle clausole CACS, però questo è solo un esempio di rischio politico. Viene approvata una legge che modifica il quadro. Un altro esempio di rischio politico è l'aumento delle imposte. Quando si è passati dal 12,5 al 26%, di fatto anche quello è stato un rischio, perché è stata la politica che ha aumentato arbitrariamente il quantum da dare allo Stato. Poi ci sono altri rischi, invece, come il rischio valutario, il reinvestimento cedole, il rischio liquidità, il rischio prezzo, il rischio inflazione, che posso completamente eliminare. Come? Beh, ad esempio, il rischio inflazione lo posso eliminare comprando le obbligazioni indicizzate all'inflazione, che sono quelle che da contratto BTP Italia, BTP EI, mi pagano cedola più inflazione, semplificando al massimo. Il rischio prezzo, cioè il deprezzamento dell'obbligazione come conseguenza dell'aumento dei tassi, lo posso eliminare completamente portando a scadenza. L'abbiamo citato prima: compro a 100, mi scende a 90 perché aumentano i tassi, io stringo i denti e porto a scadenza che quel 90, paf, verrà rimborsato a 100. Poi c'è il rischio liquidità, cioè che l'obbligazione sia poco liquida, poco scambiata. Tecnicamente un rischio, perché? Perché quando tu vuoi comprare un bond, magari poco liquido, c'è la fila per vendertelo, ma poi nel momento del bisogno, cioè magari quando quell'obbligazione comincia a scottare tra le mani che la vuoi vendere, ecco che non trovi nessuno che te la riacquista, oppure magari chi te la riacquista ti fa un prezzo particolarmente svantaggioso, no? E quindi la liquidità è senz'altro un aspetto positivo, cioè la facilità con cui un'obbligazione viene liquidata in qualsiasi momento. È un rischio che posso completamente eliminare portando a scadenza, perché è vero che magari è poco liquida, ma se stringo i denti e porto a scadenza, quindi se l'obbligazione è compatibile con la mia ottica temporale, ecco che a scadenza mi rimborserà 100. E nel mentre magari mi avrà anche pagato le cedole. Poi c'è il rischio reinvestimento delle cedole. Questo lo posso eliminare o limitare. Lo limito se compro delle obbligazioni che pagano delle cedole basse, perché ovviamente ho poco da reinvestire, quindi subirò meno questo effetto negativo. Ma se invece lo voglio completamente eliminare, beh, posso privilegiare gli zero coupon. Ora, il rischio reinvestimento, onestamente, non è uno di quei rischi a cui io faccia molta attenzione, devo essere sincero. È tra i rischi quello più leggero, quello meno influente, però di fatto è un rischio che possiamo considerare. E se noi ci dà fastidio, dovesse darci fastidio come investitori, ecco che con le obbligazioni di zero coupon lo eliminiamo, perché non pagano cedole, quindi si elimina completamente il rischio reinvestimento, come se il reinvestimento fosse implicito già nel prezzo. Ovviamente ho citato gli zero coupon, ma in realtà anche i tassi fissi con cedola zero, oggi sul mercato abbiamo numerosi bond, BTP, titoli di Stato che pagano cedola zero o cedola quasi zero, 0,2, roba di questo tipo. Quelle sono obbligazioni che pagano cedola zero perché? Perché sono state emesse nell'epoca dei tassi a zero, quella
l'epoca strana che abbiamo citato prima. Ora, quelli tecnicamente sono dei tassi fissi, ma si comportano come se fossero degli zero coupon da un punto di vista proprio matematico. E quindi, se voglio eliminare il rischio reinvestimento cedole, visto che la cedola è zero, in quel caso lo ottengo. Sottolineo un aspetto che mentre gli zero coupon hanno una fiscalità farraginosa, i titoli a tasso fisso con cedola zero, è vero che il conteggio del rendimento è uguale, sempre come se fossero zero coupon, ma tecnicamente e giuridicamente non sono dei tassi, degli zero coupon, sono dei tassi fissi, quindi seguono la fiscalità del tasso fisso. Quindi anche se la cedola è zero, sono tassati come nei normali tasso fisso. Questo per dire che cosa? Che se io ho una plusvalenza di prezzo di uno zero coupon, praticamente non la posso utilizzare per recuperare minus. La plusvalenza di un titolo a tasso fisso con cedola zero la posso usare per recuperare minus. Questo è il concetto. Poi c'è il discorso valutario, anche qui è un rischio che è completamente eliminabile in due modi. Primo è banale, non ce l'ha detto il dottore di comprare bond in valuta estera. E quindi già non compro titoli in valuta estera, già elimino questo problema alla base. Però, volendo, posso coprirmi dal rischio valutario. Quindi vedete che questi rischi sono numerosi, mettiamola così da un punto di vista numerico. Tranne due, default e politico, tutti gli altri sono completamente eliminabili. Però c'è un'altra bella notizia, che due di questi rischi da rischio possono diventare opportunità. Il primo è il rischio valutario, cioè compro un'obbligazione denominata in valuta estera, ad esempio in dollari americani. Ora, è chiaro che se compro un bond in dollari, cosa succede? Che se il dollaro aumenta nei confronti dell'euro, che è la mia valuta di riferimento, io ottengo un ulteriore guadagno rispetto a quello che è il rendimento flusso cedolare dell'obbligazione, quindi ne traggo un beneficio positivo. Quindi è un rischio se il dollaro si deprezza nei confronti dell'euro, ma se il dollaro si apprezza nei confronti dell'euro, invece ne traggo giovamento. Quindi questa è un'opportunità che può esserci legata. E questa opportunità quando è che la posso andare a cogliere? Beh, di base per due motivi. Il primo è se voglio dare una diversificazione valutaria al portafoglio, no? Non l'ha ordinato il dottore, diciamo prima, però può essere utile a volte diversificare i portafogli e non essere esposti solo all'euro. Oggi non si parla più di rottura dell'euro, cose di questo tipo, come si parlava ad esempio nel 2010-2011, in quel periodo. È un rischio assolutamente remoto in questo momento. Però allora c'era chi diceva, oddio, se l'euro si rompe, ognuno torna alle proprie valute, che cosa succede? Meglio comprare tutto in dollari. Poi in realtà tutti quegli eccessi, no, il mercato in genere li punisce perché poi quell'evento non si verifica, ma questa è storia passata, non è detto che nel futuro sarà sempre così. Il concetto però comunque è quello. Quindi posso voler diversificare il portafoglio, non solo euro. Un esempio classico che mi viene in mente è comprare ad esempio titoli di Stato in dollari con scadenza 1-3 anni che possono essere utili quando ci sono tensioni sui mercati finanziari, perché in genere i titoli di Stato americani e il dollaro sono dei beni rifugio, quindi c'è una tensione sui prezzi, pensiamo ad esempio al discorso Covid o al discorso guerra, cose improvvise, ecco che in genere sia il dollaro che i titoli di Stato americani fungono da bene rifugio. Quindi in genere i titoli di Stato brevi americani in dollari tendono a aumentare di quotazione, quindi essere un aspetto positivo. Oppure ne posso fare un uso sempre dei bond in valuta estera e chiamiamolo speculativo. Quindi voglio speculare sulla valuta, però invece di utilizzare il Forex, i CFD o prodotti di questo tipo, cosa faccio? Utilizzo i bond e quindi vado a investire nella valuta usando il bond. E in questo modo ottengo un grande vantaggio dal mio punto di vista, che le obbligazioni ovviamente sono uno strumento molto meno volatile, molto meno rischioso rispetto ai CFD, al Forex, eccetera. Quindi è come se io investissi nella valuta, il dollaro piuttosto che lo yen, piuttosto che quello che voglio investire, la lira, la turca, volendo anche la sterlina, eccetera, ma con un paracadute che è dato dal rendimento e dal flusso cedolare della mia obbligazione. Quindi è un modo meno rischioso per andare a speculare su una valuta. Io, dal mio punto di vista, il grosso delle obbligazioni in valuta che utilizzo è proprio per andare a speculare sulla valuta con questo cuscinetto, no, con questo paracadute offerto dalla struttura dell'obbligazione. Quindi attenzione perché la valuta è un rischio, ma può essere anche un'opportunità. Al corso, ovviamente, approfondiremo. Poi c'è il discorso liquidità, questo è un po' meno controintuitivo. Prima vi ho detto che la liquidità è un pregio, cioè la facilità con cui io posso liquidare in qualsiasi momento un investimento. E confermo che è un pregio, è un punto di forza. Però attenzione, c'è un aspetto poco conosciuto ma importante del mondo
delle obbligazioni. Ora, quando noi investiamo sui mercati finanziari, possiamo distinguerci in due player. Ci sono i professional, che sono quelli che hanno un sacco di soldi, che hanno i software e hanno le conoscenze maggiori, che sono le grandi banche sostanzialmente, fondi, eccetera. E poi ci sono i retail, cioè i piccoli investitori, che in genere hanno meno capitali, non hanno software particolarmente evoluti, in molti casi non hanno neanche le competenze. Ora, è chiaro che normalmente è una lotta impari. Vincono nettamente i professional, per volumi, per conoscenze, per software, arrivano sempre primi e meglio. C'è però una nicchia di mercato che è terreno di caccia esclusiva dei piccoli investitori organizzati. Cosa vuol dire organizzati? Che conoscono le obbligazioni, sanno dove cercarle, sanno far di conto. Perché dovete sapere che le obbligazioni poco liquide presentano delle inefficienze di prezzo e di conseguenza di rendimento. Cioè tra due obbligazioni gemelle, quindi stesso emittente, stessa scadenza, però una bella liquida e una poco liquida, ecco che l'obbligazione liquida mi offre un rendimento leggermente più basso rispetto all'obbligazione illiquida. Se per esempio l'obbligazione liquida paga il 3, l'obbligazione illiquida paga ad esempio il 3,5, il 3,40 o qualcosa del genere. Non è sempre così, ma capita talvolta che le inefficienze siano tra i bond poco liquidi. Quindi già osservare il mercato dei bond poco liquidi, che ovviamente abbiano una scadenza compatibile con la nostra ottica temporale, per cui se li compro, nonostante l'illiquidità, posso portare a scadenza eliminando il rischio prezzo. Dicevo, li vado a vedere perché ci possono essere delle inefficienze di prezzo e di conseguenza sulle inefficienze di rendimento. Ma attenzione, l'altro grande vantaggio è che in genere è un terreno di caccia, dicevo, esclusivo per i risparmiatori che conoscono il mercato obbligazionario. Perché? Provate a immaginare un bond che è poco liquido perché è stato emesso, ad esempio, per 5-10 milioni di controvalore iniziale. È un bond poco liquido, poco scambiato. Messi, Ronaldo, no? Con il loro stipendio, forse mensile, si potrebbero comprare l'intera emissione di quell'obbligazione. Quindi è un'obbligazione piccola, poco liquida, poco scambiata. I grandi investitori che gestiscono fondi, masse importanti, quando vanno a fare le loro selezioni, eccetera, utilizzano anche dei criteri basati sulla liquidità del prodotto, sulle dimensioni dell'emissione. Quindi le obbligazioni che loro sanno essere di piccolo taglio, poco scambiate, eccetera, non le prendono neanche in considerazione. Perché per loro sarebbe più il tempo perso a seguire, impiegato a seguire questo mercato, questa obbligazione, rispetto al potenziale beneficio che ne andrebbero a trarre. Cioè, se anche ne comprano 20.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro, nel mare magnum grosso del loro patrimonio che devono gestire, dello 0,00. Quindi se anche ottenessero un rendimento leggermente più alto del mercato, è su una parte talmente bassa, ridotta del patrimonio complessivo che quasi non si sente. Quindi sostanzialmente tribolo parecchio e più la fatica del rendimento, mettiamolo in questi termini. Quindi sulle obbligazioni poco liquide, poco scambiate, i professional non ci sono. E quindi se il professional non c'è, chi è che fa il mercato? Quelli che ovviamente sono piccoli risparmiatori, ma come li ho chiamati io, evoluti, cioè che conoscono le obbligazioni e sanno far di conto e che quindi diventano gli evoluti di quella nicchia di mercato. Quindi attenzione perché la poca liquidità di un bond a volte, non sempre, può essere un'opportunità. Sono delle precauzioni ovviamente da prendere, nel corso le vedremo. L'emittente deve essere solido, non deve essere a rischio default, deve avere un'ottica temporale, una scadenza compatibile con la nostra ottica temporale, quindi compriamo e anche se in liquido portiamo a scadenza, ci sono delle precauzioni da prendere, però sicuramente sono da considerare, non da scartare automaticamente. Un altro aspetto importante è il discorso legato alla selezione delle obbligazioni. Allora, quando noi andiamo a costruire il nostro portafoglio finanziario, in realtà sarebbe più corretto dire l'intero patrimonio andrebbe gestito in questo modo, ma comunque limitiamoci al portafoglio finanziario questa sera, deve necessariamente essere personalizzato, deve essere come un abito di sartoria.
Quindi si prende la misura del collo, delle braccia, dell'altezza, eccetera, eccetera. Sulla base di queste caratteristiche io vado a costruire il sarto, a costruire la camicia, la giacca, le braghe, eccetera. Quindi, per personalizzare il nostro portafoglio, occorre ragionare per obiettivi finanziari. È un qualcosa che in America è molto diffuso come concetto, in Italia comincia a essere diffuso soprattutto grazie alla consulenza indipendente, ma non solo ovviamente, però è ancora argomento poco conosciuto, però è di fondamentale importanza. Ora, gli obiettivi tra l'altro a volte possono anche intrecciarsi, non c'è sempre una linea di demarcazione netta, no? Ad esempio, posso coniugare l'obiettivo rendimento con l'obiettivo recupero delle minus, cioè posso trovare un'obbligazione che contemporaneamente mi permette di recuperare le minus e mi fornisco un ottimo rendimento, no? Quindi, però il dato di fatto è che bisogna ragionare per obiettivi. Gli obiettivi sono vari, c'è l'obiettivo conservazione, l'obiettivo gestione della liquidità, l'obiettivo entrata periodica, l'obiettivo somma nel futuro, l'obiettivo rendimento, l'obiettivo recupero delle minusvalenze. Perché è importante ragionare per obiettivi? Perché quando noi parliamo di obbligazioni non sono tutte uguali, no? Ma si distinguono, come abbiamo visto prima, per la struttura cedolare, oppure per la scadenza, no? Per le loro caratteristiche. E quindi partiamo da un presupposto che non c'è una struttura cedolare che sia efficiente a ogni contesto di mercato, che sia efficiente per soddisfare ognuno di questi obiettivi finanziari. E quindi in base all'obiettivo finanziario che vogliamo soddisfare, avremo delle strutture cedolari, delle obbligazioni più idonee piuttosto che altre. Quindi da un punto di vista operativo, ragionare per obiettivi significa capire dove vogliamo andare, qual è l'obiettivo che vogliamo soddisfare e di conseguenza capire quali saranno i criteri di selezione che dovremo utilizzare per selezionare le obbligazioni da inserire in portafoglio. Quindi, ragionando per obiettivi, occorre comprendere A, l'obiettivo finanziario e i criteri di selezione da utilizzare per le obbligazioni. Vediamo un attimo nel dettaglio ciascuno di questi obiettivi per cercare di capire che cos'è questo obiettivo e quali tipologie di obbligazioni possiamo utilizzare per soddisfarlo. Partiamo dal primo obiettivo, vedete, quello della conservazione. Cosa vuol dire? Beh, di fatto significa conservare, difendere, no, il nostro patrimonio in termini nominali e in termini reali, cioè al netto dell'inflazione. Ho 100 monetine oggi, voglio 100 monetine domani più l'inflazione. Oggi se vado al bar con 100 euro, pago il caffè a 100 persone, in realtà neanche perché costa, per me dalle mie parti costa 1,20, ma sapete che costa ancora 1 euro, io oggi offro il caffè a 100 persone. Fra 2 o 3 anni pagherò il caffè a 80 persone. Perché? Perché ha aumentato il costo. Quindi la mia banconota, con la stessa banconota da 100, pago una quantità minore. Questa è l'inflazione. Quindi, obiettivo conservazione, voglio difendermi dall'inflazione. Quindi, che cosa farò? Beh, andrò a comprare delle obbligazioni che hanno certe caratteristiche. Quali caratteristiche potrei individuare? Beh, sicuramente i titoli legati all'indicizzazione sono il non plus ultra, perché sicuramente mi proteggono dall'inflazione, avendo cura ovviamente di comprare non solo titoli indicizzati emessi dallo Stato italiano, ma emessi anche da altri paesi europei. Abbiamo quelli della Grecia, abbiamo quelli della Francia, abbiamo quelli della Germania, abbiamo quelli in sterline, in realtà della Gran Bretagna, possiamo avere quelli in dollari, insomma, abbiamo una pluralità di soluzioni. Quelli in dollari ovviamente hanno rischio cambio. Per l'obiettivo conservazione a rischio valutario sarebbe meglio non correre, l'ideale sarebbe privilegiare i bond in euro per evitare il rischio cambio. Gli emittenti ovviamente devono essere emittenti solidi, quindi con un rating investment grade, con un buon grado da parte di famiglia, mettiamola così, gli investitori, insomma, con un buon pedigree come emittenti. Privilegiare le obbligazioni, io direi con scadenza breve, meglio ancora potremmo dire compatibili con la nostra ottica temporale. Se l'ottica temporale è 4 anni, è chiaro che le obbligazioni devono scadere tutte entro i 4 anni, quindi magari si utilizzerà un approccio laddering, lo vediamo dopo, con alcuni bond che scadono fra 1 anno, poi fra 2, poi fra 3, poi fra 4. È buona norma, visto che potremmo aver necessità di questi soldi. Provate a pensare, questo è l'obiettivo classico, ad esempio, di quella persona anziana che magari ha esigenze socio-assistenziali, una badante, una casa protetto, cose di questo tipo. E quindi ovviamente è importante anche la liquidabilità. Quindi
utilizzare obbligazioni ben liquide, ben scambiate, liquidabili in qualsiasi momento, perché se devo pagare la rata della casa protetta è chiaro che devo avere la facilità di liquidare in qualsiasi momento una parte dei miei investimenti obbligazionari per pagare appunto la rata. E se incasso delle cedole è anche utile andarle a reinvestire, in questo modo proteggo maggiormente il mio investimento. Quindi obiettivo conservazione e i criteri di selezione largo circa sono questi, poi nel corso saremo più precisi, più specifici, faremo degli esempi concreti, ma il dato è quello. Poi abbiamo la gestione della liquidità, è l'esempio classico di, ad esempio, di chi vuole mantenere sul conto corrente una quota per gli imprevisti, ad esempio voglio tenere 5.000 euro per qualsiasi imprevisto, se devo cambiare un pezzo della macchina, mi si rompe la caldaia, qualsiasi cosa, io ho quel denaro sempre subito pronto. Oppure ho in previsione delle spese a breve, io ho 100.000 euro sul conto, so che questi soldi mi serviranno per ristrutturare il tetto dell'abitazione fra 12 mesi, io investirò a 12 mesi queste obbligazioni, quindi gestisco la liquidità in modo tale che fra 12 mesi queste obbligazioni scadono e mi permettono di avere un minimo di remunerazione e mantenendo il capitale intatto per far fronte, no, cosa ho detto, alla ristrutturazione del tetto, un esempio del genere. Oppure magari semplicemente sono in una fase di incertezza dei mercati azionari, liquido, rimango liquido in attesa che il mercato azionario, ad esempio, corregga e io possa ricomprare l'azionario. Oppure semplicemente voglio ridurre la quantità di denaro sul conto corrente perché magari eccede i 100.000 euro a intestatario di conto e voglio cautelarmi dal discorso bail-in. Quindi sostanzialmente l'obiettivo di gestione di liquidità è: ho della liquidità presente sul conto, la voglio gestire in modo tale che mi permetta di avere un minimo di remunerazione. Qui che cosa faccio? Beh, ad esempio, in questo caso lavoro con emittenti solidi, sono soldi che non posso perdere perché sono per una spesa prevista per affrontare le incomprensioni per il bail-in, insomma, non posso perderli. Quindi emittenti solidi con rating investment grade, sempre in euro, quindi non ho il rischio cambio, ovviamente la scadenza anche qui deve essere breve, in genere si lavora a 3, 6, 12 mesi. O comunque in generale deve essere compatibile con la nostra ottica temporale. Se la liquidità è a 18 mesi, non posso comprare un bond che scade a 24, perché ovviamente fra 18 mesi lo devo vendere prima della scadenza. Presumibilmente sarà a cavallo di 100, manca 6 mesi la scadenza, ma non è certo che questo avvenga. Dovessero essere aumentati i tassi, succedere un finimondo sui mercati finanziari, potrebbe essere in sofferenza, quindi magari quando lo vado a vendere o non ho guadagnato, o addirittura ho leggermente perso. A quel punto non ho fatto sicuramente l'operazione più intelligente della vita. E quindi comprare sempre con la scadenza entro la mia ottica temporale aiuta. In più aiuta anche comprare in questo caso obbligazioni sotto la pari, cioè quando possibile, come ad esempio in questo caso storico in cui i tassi di interesse sono aumentati e molte obbligazioni sono deprezzate, molte obbligazioni quotano sotto la pari, cioè quotano sotto 100, quotano sotto il valore minimo previsto di rimborso a scadenza. Questo aiuta perché sono obbligazioni che magari noi compriamo a 99 e fra, non so, 6 mesi rimborsano 100. Ora, col fatto che quotano sotto 100 vuol dire che probabilmente giorno dopo giorno, man mano che passano i giorni, questa quotazione tenderà a crescere e ad avvicinarsi a 100. Per cui dovessi liquidarle prima della scadenza, perché magari ho previsto di pagare la ristrutturazione del tetto fra 12 mesi, ma magari devo pagare un acconto fra 6 mesi. Quindi fra 6 mesi devo vendere una quota di questi titoli per appunto far fronte alla spesa. Quindi li vado a vendere e sono relativamente tranquillo perché la quotazione che aveva 99 nel corso di questi mesi è cresciuta e quindi esco liquido parte dell'investimento senza un reale danno monetario. Poi c'è l'obiettivo entrata periodica. Qui l'obiettivo lo dice la parola stessa, se cioè io voglio far lavorare il mio capitale in modo tale che mi generi un'entrata periodica, 500, 1000, 2000 euro al mese a seconda del capitale che ho a disposizione e delle, come si dice, delle obbligazioni che voglio inserire in portafoglio. Questo è l'obiettivo classico di chi ha un impegno finanziario, ad esempio il mutuo, le rate della macchina, di chi deve arrivare più agevolmente a fine mese, di chi ha ad esempio delle spese ricorrenti, ad esempio il nido dei figli, oppure di chi deve colmare il gap pensionistico, no? Ora, in questo caso, che cosa dobbiamo fare? Beh, banalmente dobbiamo intanto selezionare delle obbligazioni che pagano una cedola. Sembra banale, ma a volte vedo dei portafogli dove c'è una persona che ha come obiettivo l'entrata periodica, poi vai a vedere, trovi degli zero coupon, trovi delle obbligazioni che non pagano cedola, che pagano cedola bassissima. Quello è un errore. Magari quell'obbligazione è anche interessante in termini assoluti,
ma non è efficiente per il tuo caso specifico. Paga la cedola dello 0,7, tu hai bisogno di entrata periodica, lo 0,7 è un'entrata molto light. Quindi stacca cedola primo. La cedola come deve essere? Deve essere ovviamente elevata. Ovviamente questo significa che a parità di rendimento di altre condizioni, tra due bond o più bond, sceglierò quello con la cedola maggiore. Altro aspetto che può essere utile è la frequenza con cui la cedola viene pagata. Anche qui la logica qual è? È che a parità di condizioni, quindi a parità di rendimento oppure di flusso cedolare, io magari vado a privilegiare un'obbligazione che mi paga la cedola ogni 3 o ogni 6 mesi piuttosto che una volta all'anno. Quindi questi sono i criteri di selezione per un'entrata periodica. Poi abbiamo l'obiettivo somma nel futuro. Cosa vuol dire? L'esempio classico della somma nel futuro è l'università dei figli. Oggi mi nasce un figlio, gli vado a destinare 10.000 euro e voglio che fra 20 anni, indicativamente la fase temporale in cui finisce le superiori e entra nel mondo dell'università, questi 10.000 siano diventati, non so, 100.000 euro. Sto mettendo numeri a caso giusto per dare un'idea. Quindi ho una finestra temporale precisa, i 20 anni, a cui voglio che il denaro giunga a un quantitativo largo circa previsto i 100.000 che vi ho citato, no? Quindi la finestra temporale e la quantità di denaro sono individuati in modo preciso, no? Quindi voglio che in una data futura prestabilita io abbia una cifra superiore quantificata precisamente rispetto ad oggi. Qui cosa ad esempio possiamo utilizzare? Beh, come struttura cedolare, in genere in questo caso sono utili gli zero coupon. Io magari lo pago 30, ma magari fra 20 anni mi rimborsa 100. Quindi ho un esborso contenuto oggi, lavora, reinveste automaticamente le cedole e a scadenza mi liquida l'importo di 100. Quindi gli zero coupon per l'obiettivo somma nel futuro sono una soluzione che riteniamo efficienti. Poi, visto che in genere la somma nel futuro è lontana nel tempo, quindi 7, 8, 10 anni, a volte anche di più, è chiaro che su quel lasso temporale di medio-lungo periodo l'inflazione fa più male rispetto al breve periodo. Quindi inserire in portafoglio anche dei bond indicizzati all'inflazione, anche qui diversificando tra emittenti, è senz'altro un aspetto positivo. La scadenza ovviamente deve essere in linea con l'ottica temporale ed è utile reinvestire le cedole. Poi abbiamo, qui ho sbagliato la slide, andata avanti, poi abbiamo l'obiettivo rendimento. Allora, l'obiettivo rendimento significa semplicemente che io vado a selezionare le obbligazioni con l'obiettivo di rivalutare il più possibile, quindi massimizzare il rendimento del portafoglio, ovviamente compatibilmente, no, con la mia tolleranza al rischio, quindi voglio massimizzare il rendimento ma strizzando l'occhio il grado di rischio che sono intenzionato a correre. Qui, dal punto di vista della struttura cedolare, vanno tecnicamente bene tutte, bisogna stare un attimo attenti ovviamente al discorso tassi in aumento, in diminuzione, eccetera. Perché a seconda dell'andamento di tasso, e dopo lo vedremo, possiamo fare delle scelte diverse a livello di struttura, come abbiamo visto anche prima. Comunque, di base, tutte le strutture possono andare bene in questo caso. In genere si privilegiano, se possibile, le scadenze medio-lunghe, compatibilmente con l'ottica temporale e il contesto dei tassi di interesse, perché sono ovviamente le scadenze medio-lunghe, quelle che forniscono i rendimenti maggiori e in caso di diminuzione dei tassi, come quello che probabilmente vedremo nei prossimi mesi, permettono un maggiore rialzo del prezzo delle obbligazioni. Come rating possiamo usare sia investment grade bond che speculative grade, quindi possiamo usare anche le obbligazioni high yield, e anche qui è utile reinvestire le cedole. Poi c'è l'altro obiettivo, l'ultimo, che è quello di recuperare le minusvalenze. Qui l'obiettivo è semplice da comprendere: abbiamo delle minusvalenze all'interno dello zainetto fiscale, ad esempio abbiamo 1.000 euro di minusvalenze, vogliamo recuperare. Sappiamo che le minusvalenze scadono entro i 4 anni successivi a quando sono state realizzate. Quindi, una minusvalenza, ad esempio, realizzata quest'anno nel 2024, noi avremo tutto il 25, il 26, tutto il 27, tutto il 28, quindi fino al 31 dicembre 2028, per poterla recuperare. Oltre a quella data, quell'importo si perde. È comunque un credito d'imposta che abbiamo sostanzialmente. In questo caso, quali sono i criteri principali di selezione? Beh, innanzitutto conviene lavorare con dei bond a tasso fisso, tasso variabile, evitando gli zero coupon. Gli zero coupon è una fiscalità che è decisamente farraginosa, per cui o non si recupera o si recupera pochissimo. Conviene non usarli a questo scopo. Invece, tasso fisso e tasso variabile, le plusvalenze di prezzo costituiscono reddito diverso e possiamo usare. Quello che dobbiamo andare a cercare è proprio la plusvalenza di prezzo. Quindi l'ideale è
cercare bond che quotano sotto la pari, che quotano sotto il valore di rimborso. E ovviamente si punta diciamo, alla plusvalenza di prezzo, quindi maggiore è la plusvalenza di prezzo che viene generata e maggiore sarà ovviamente l'efficienza della nostra selezione. Attenzione a un paio di dati. La plusvalenza dei titoli di Stato, l'abbiamo già detta prima, la ripetiamo, è recuperabile solo al 48,08%, quindi su 1.000 euro di plusvalenza un titolo di Stato di prezzo recuperiamo solo 480 euro, invece di un corporate recuperiamo interamente i 1.000. Ovviamente la scadenza con cui andiamo a selezionare i bond deve essere compatibile con la scadenza delle minus, cioè se la minus scade nel 2026, anche la nostra obbligazione dovrà scadere nel 2026. Questo è lapalissiano, ma non così tanto. A volte c'è chi compra obbligazioni molto lunghe per recuperare minus, ma non abbiamo la certezza che questo avvenga. Noi abbiamo la certezza che questo avvenga perché noi compriamo a 90, ci rimborsa a 100 nel 2026, queste 10 monetine che guadagniamo sono reddito diverso. E quindi in questo caso noi abbiamo comprato sotto la pari con scadenza entro il recupero della minus, siamo sicuri che salvo default dell'emittente noi questa minus la recuperiamo, almeno in parte. E se invece compriamo la scadenza 2028, quando arriva il 2026 dovremo vendere il titolo per realizzare la plusvalenza, ma non siamo automaticamente sicuri che avremo realizzato una plus. Visto che non possiamo perdere soldi, perché ne abbiamo già persi, dobbiamo recuperare, non possiamo fare troppi fenomeni in questa parte di portafoglio, quindi cosa facciamo? Obbligazioni in euro per non andare incontro al rischio cambio e anche evitiamo il rischio emittente, quindi andiamo a privilegiare che cosa? Gli emittenti con un buon pedigree, quindi un rating investment grade. Poi abbiamo il discorso anche tassi di interesse, perché anche a seconda dell'andamento dei tassi di interesse, noi possiamo fare delle scelte a livello di struttura cedolare. Quindi quando abbiamo i tassi in aumento, ad esempio, che cosa possiamo fare? Beh, le obbligazioni di tasso variabile, ma attenzione, nella struttura Euribor più vanno senz'altro bene. In un momento di tassi in aumento, anche l'inflazione starà aumentando, per cui anche le obbligazioni indicizzate all'inflazione avranno un loro perché all'interno del portafoglio, mentre ad esempio zero coupon e tasso fisso solo con scadenze brevi, eventualmente. Se il contesto è previsto in tassi in diminuzione, bisogna fare esattamente il contrario. Quindi tasso fisso e zero coupon sicuramente sono strutture che vanno bene. Come vanno bene, se vi ricordate, i reverse floater, cioè le obbligazioni a indicizzazione inversa, 5 meno Euribor, no? Queste sono senz'altro utili. Se e con scadenza magari medio-lunga, compatibilmente con la nostra ottica temporale. Perché medio-lunga? Perché in questo modo noi andiamo ad avere un rendimento maggiore e soprattutto un delta prezzo che potrebbe rivalutarsi maggiormente come conseguenza della diminuzione dei tassi. Se i tassi sono bassi ma previsti in aumento, come era qualche anno fa, beh, le obbligazioni fixed floater che abbiamo citato prima, quelle che nascono a tasso fisso per i primi 2 anni e poi diventano a tasso variabile, ecco che probabilmente diventano una soluzione interessante. Se i tassi invece sono alti ma previsti in diminuzione, beh, anche qui siamo nel caso un po' dei tassi in diminuzione, quindi andare a lavorare su tasso fisso, zero coupon, reverse floater è senz'altro una soluzione da valutare, una soluzione interessante. Dopodiché ci sono le strategie di gestione, quindi noi abbiamo selezionato le obbligazioni più interessanti, bisogna capire come inserirle in portafoglio, come integrarle. Allora, anche qui abbiamo due approcci che possiamo perseguire, un approccio, diciamo così, passivo e un approccio che possiamo definire attivo. Allora, intanto cosa significa gestione passiva? La gestione passiva significa sostanzialmente che io compro con l'obiettivo di portare a scadenza e periodicamente, se in caso di eccedere, le vado a reinvestire. Poi, salvo eventi epocali, cioè rischio default dell'emittente, mosse particolari sui tassi che uno non si aspettava, colpo di sorpresa, non vado a modificare il portafoglio. Quindi è un approccio un po' da cassettista, se vogliamo, che non vuol dire non efficiente, assolutamente. Gli approcci passivi sono spesso e volentieri migliorativi delle strategie gestionative fatte male. E quindi l'approccio passivo è la cassettista, chiamiamolo così, compro per portare a scadenza, reinvestire, eccetera, salvo eventi con stop. Le strategie attive invece sono quelle strategie che sostanzialmente prevedono di andare a modificare il portafoglio con l'obiettivo di cercare di ottenere un rendimento extra, però
senza aumentare il rischio di portafoglio. Quindi vendo un bond per sostituirlo, ad esempio, con un altro bond che mi lascia inalterato il rischio, ma che mi permette di migliorare il rendimento. Partiamo dalle principali strategie di gestione passiva. Sono tre sostanzialmente. Abbiamo l'approccio laddering, abbiamo l'approccio bullet e l'approccio barbell. Sono questi tre. Allora, partiamo dal primo, l'approccio laddering. Laddering vuol dire scalare la scala, no? Quindi significa strategia scalare, se dovessimo andare a tradurre. Io in pratica cosa faccio? Prendo il capitale destinato all'investimento in obbligazioni o destinato al singolo emittente e lo vado a frazionare e a spalmare su tutte le scadenze temporali. Quindi, ad esempio, voglio investire a 10 anni e ho 100.000 euro, prendi 100.000, li divido in 10 parti e dedico quindi 10.000 euro a ogni scadenza, alla scadenza 2024, poi la 2025, poi la 2026, eccetera. Vado a coprire quindi con la stessa quantità di denaro ogni scadenza temporale per i 10 anni che mi sono prefissato. In genere il capitale viene utilizzato in parti uguali, quindi viene qui pesato, no? Divido questi 100.000 in 10 scadenze uguali, quindi proprio 100.000 diviso 10. Quindi ogni singola frazione, in questo caso ogni 10.000 euro, dell'esempio che ho fatto, li vado a destinare all'acquisto di un'obbligazione con una scadenza diversa, quindi 24, 25, 26, eccetera. Cosa succede in pratica? Che una volta che io ho composto questo portafoglio, vedete qui è su una ventina d'anni, quindi a 1 anno, 2 anni, 5 anni, 6 anni, fino a 20. Una volta composto, io incasso tutto, ogni anno incasso le cedole frutto di questo capitale investito, primo aspetto. Che poi deciderò se utilizzarle per la vita quotidiana, se ho come obiettivo l'entrata periodica, ad esempio, oppure andare a reinvestire. Poi, ogni anno avrò del capitale di rientro, che deciderò anche qui se utilizzarlo per la vita privata, perché devo magari colmare il gap pensionistico, eccetera, oppure se andarlo a reinvestire sulla scadenza più lontana. Immaginiamo che la scadenza più lontana sia il 2037, andrò a comprare il 2038 e via discorrendo. Questo approccio è utilizzato dalle banche, dalle assicurazioni ed è un approccio che anche io tendo a utilizzare spesso all'interno del mio portafoglio. Ha una serie di vantaggi. Cerchiamo un attimo di sintetizzare. Intanto è molto semplice da capire e da replicare. Altro aspetto positivo è che il rendimento che io ottengo è in linea con quello di mercato, quindi non rischio di avere una sottoperformance rispetto al rendimento di mercato. Altro aspetto, evito di sbilanciare il mio portafoglio su un unico tasso di mercato, su un unico rendimento. Evito sempre di sbilanciare il portafoglio su una precisa scadenza temporale. In un contesto di aumento dei tassi, tendo a preservare abbastanza il capitale perché ogni anno avrò delle scadenze di rientro, oltre alle cedole che potrò reinvestire sulle scadenze più lontane e quindi a un maggiore rendimento. Riduco la duration complessiva perché non sono esposto fino all'ultima, cioè solo sull'ultima scadenza, ma su tutte le scadenze, quindi è una duration media ponderata. E questo mi riduce anche la volatilità e il rischio di portafoglio. Ogni anno ho delle entrate cedolari, dei flussi cedolari costanti e regolari che mi entrano e ogni anno ho anche qui costanti e regolari dei capitali di rientro che potrò decidere come reinvestire. La manutenzione del portafoglio è ridotta in termini proprio di ore da dedicare. Il grosso passo è la selezione iniziale, l'acquisto. Anche a livello di onerosità della strategia è l'acquisto delle prime obbligazioni la prima volta, dopo c'è la manutenzione, quindi reinvestire le cedole che posso aspettare ogni X mesi per farlo o una volta all'anno e il reinvestire quello che scade, quindi anche dopo la prima volta che compongo il portafoglio la manutenzione in termini orari di commissioni è estremamente contenuta. In poche ore all'anno sostanzialmente io questo portafoglio lo vado tranquillamente a manutenere. Questa strategia, dicevo all'inizio, ve l'ho descritta come equipesata, cioè le porzioni che vado a investire anno su anno sono equipesate. In realtà quella è la logica base, ma in realtà questo è un approccio molto duttile, quindi lo posso poi personalizzare a piacimento. Ad esempio, posso ragionare per emittenti e non solo per scadenze, posso
diversificare gli emittenti in base alle scadenze. Quindi, ad esempio, sulle scadenze più brevi metto gli emittenti che percepisco come meno solidi, sulle scadenze più lontane metto gli emittenti con un pedigree maggiore. Oppure posso modificare leggermente il peso, quindi a seconda del momento posso mettere una quantità di denaro leggermente più alta sulle scadenze brevi e minore sulle scadenze lunghe o viceversa, no? Quindi posso senz'altro giostrarla a piacimento in base all'obiettivo che voglio perseguire. Poi abbiamo la strategia barbell, che è l'ultima qua sotto, questa strategia particolare che prevede sostanzialmente di evitare di investire nelle scadenze medie. E quindi vado a comprare solo le obbligazioni brevi e le obbligazioni lunghe, no? Quindi, ad esempio, compro attorno ai 5 anni e compro attorno ai 15. Ovviamente, in genere, ad esempio, la strategia barbell si fa 1-3 anni e 7-10 anni, no? In genere, quelle sono i due approcci più utilizzati. Ma il concetto non cambia, insomma, quindi tra i 3 e i 7 anni non investo in. Ovviamente 1, 3, 7, 10 sono da personalizzare in base alla pianificazione del singolo investitore. Ora, all'interno di questa strategia, cosa succede? Succede che le scadenze lunghe hanno l'obiettivo di fornire che cosa? Un rendimento elevato, un flusso cedolare elevato, mentre le scadenze brevi sono quelle che mi forniscono liquidità e che mi permettono di avere una buona flessibilità qualora dovessi liquidare e reinvestire in altro. Tra l'altro, le obbligazioni con scadenza breve possono essere usate, no, per andare a lavorare su quei parcheggi di liquidità ad alto rendimento, cioè quelle obbligazioni che stanno per scadere, sono prossime alla scadenza, ma che hanno un minimo di margine tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rimborso. Per cui, se calcolo il rendimento semplice, il risultato è ridotto, ma se lo calcolo in modo lordo annualizzato, il risultato diventa elevato. Anche in questo caso, la strategia barbell è una strategia duttile. Perché, ad esempio, in questo caso, vedete, abbiamo comprato con la stessa quantità di denaro, sia le scadenze brevi che le scadenze lunghe, ma nulla vieta che invece un investitore metta magari una quantità di denaro maggiore sulle scadenze lunghe e minore sulle scadenze brevi, no? Quindi posso personalizzarla in funzione della mia pianificazione finanziaria. L'approccio barbell è interessante anche in questo momento storico, ad esempio. Adesso io tendo a preferire in genere l'approccio laddering. Però in questo momento storico può avere un suo perché, perché sulle scadenze brevi comunque abbiamo rendimenti soddisfacenti, sulle scadenze lunghe abbiamo rendimenti più alti e la possibilità che il prezzo si rivaluti, no, come conseguenza della diminuzione dei tassi. E ovviamente, essendo duration elevata, anche il recupero del prezzo sarà più interessante. Quindi, da un punto di vista operativo, la strategia barbell in questo momento potrebbe essere da valutare. Poi abbiamo la strategia bullet, la strategia pallottola, se la volessimo tradurre. Qui sostanzialmente dice che noi andiamo ad acquistare in momenti diversi delle obbligazioni, ma selezionando queste obbligazioni con la stessa scadenza temporale, quindi ad esempio che scadono tutte ad esempio fra 10 anni, quindi nel 2034, no? Quindi io compro oggi, poi domani, dopodomani, pasdomani delle obbligazioni, ma mantengo fissa il fatto che abbia una scadenza nel 2034. Qui in genere l'obiettivo che si vuole lavorare è quello della somma nel futuro, no? Ma non è detto. È un approccio che, ad esempio, qualcuno vedo che utilizza anche per pagare le rate del mutuo, no? Quindi ho un mutuo che mi dura, non so, 20 anni, facciamo 10 anni, ma giusto per esigenze di. Quindi ho un mutuo a 10 anni, io compro una serie di obbligazioni che scadono fra 10 anni, che mi pagano un buon rendimento, che hanno la possibilità di valutarsi nel prezzo e che magari mi pagano anche una cedola elevata che mi permette di coprire almeno in quota parte il costo del mutuo, no? Questo è un esempio. Anche qui abbiamo una serie di vantaggi a volte nell'utilizzare questo approccio bullet. Quindi, ad esempio, limito il rischio tassi di interesse in un momento, ad esempio, di questo tipo. Il rendimento di portafoglio in linea generale è vero che la volatilità magari tende ad aumentare, però è maggiore di quello che otterrei investendo su scadenze più brevi e ho una bassa incidenza dei costi di negoziazione perché man mano che compro con scadenze là e poi dopo il reinvestire quello che viene a scadere è lontano nel tempo, quindi i costi di manutenzione poi sono ridotti. Anche qui, anche a livello proprio di tempo da dedicare alla gestione della strategia non è particolarmente oneroso, un paio di ore all'anno bastano.
Queste sono le principali strategie a gestione passiva. Ovviamente questa è una sintesi molto veloce, molto brutale. In realtà durante il corso metteremo i puntini sulle i, faremo proprio degli esempi concreti di tutti questi approcci, faremo delle simulazioni, eccetera. Però giusto per dare un'idea, questo è il dato. Poi esistono le strategie attive. Le strategie attive, dicevamo, che prevedono di comprare e vendere periodicamente le obbligazioni con l'obiettivo di cercare di migliorare il rendimento di portafoglio, ma a parità di rischio. Qui abbiamo tre approcci. Il primo è più un miraggio, in realtà, che è l'arbitraggio. Gli arbitraggi per i piccoli risparmiatori sono più, dicevo, un miraggio, sono estremamente difficili da realizzare. Li cito giusto per completezza, ma è difficile. L'esempio classico dell'arbitraggio è: compro un'obbligazione sul mercato che ha un prezzo, non so, di 99,90 per venderlo pochi secondi dopo su un altro mercato su cui ad esempio quota 100, quindi guadagno poco, 0,10, ma tra virgolette sicuro, no? Proprio perché semplicemente è lo stesso ISIN che vado a comprare sul mercato e lo rivendo immediatamente su un altro. Questa operatività per i piccoli risparmiatori oggi è estremamente complicata, quasi impossibile. A volte se si trovano delle discrepanze tra due mercati è perché c'è una size estremamente bassa che non permette un effettivo arbitraggio. Quindi ve lo cito per completezza, ma in realtà è più teoria che pratica. Quello che invece è possibile fare, che cosa sono? Quelle che io chiamo le ottimizzazioni, se vogliamo il cambio cavallo. Quindi vendo un'obbligazione per comprarne una simile come grado di rischio, come caratteristica, a volte anche un po' dello stesso emittente, che mi presenta, che mi fornisce la possibilità di avere però un rendimento superiore. Quindi il grado di rischio resta lo stesso, quindi la volatilità del portafoglio, il pericolo che si corre è esattamente lo stesso, ma ad esempio passo dal 3,5% di portafoglio al 3,80% di portafoglio. Quindi con una semplice operazione ho migliorato di uno 0,3% il portafoglio. Può sembrare poco per dire, ma fatto in modo sistematico, quando c'è l'opportunità di farlo, è sicuramente interessante come approccio. E poi c'è il concetto di trading. È possibile fare trading anche sulle obbligazioni, non tanto un trading velocissimo, cosa che si può fare sui titoli di Stato con scadenze lunghe e una buona liquidità, quindi comprare e vendere intraday. Mi riferisco proprio a un trading un po' più rilassato, un trading multi-day, dove sostanzialmente vai a comprare in una fascia bassa di oscillazioni per andare poi a rivendere in una fascia più alta di oscillazione di prezzo. Anche qui durante il corso vedremo varie strategie che si possono applicare a questo trading operativo. Ok, io direi che ci siamo. Se avete dubbi, domande, chiarimenti, ovviamente, oltre a scrivermi, vedete a g.belleli@belleli.biz, trovate tutti i dati sul mio sito belleli.biz. Vi potete iscrivere, dicevo, al mio gruppo Facebook, Investire con Gabriele Bellelli. Chiedete l'iscrizione, siete i benvenuti assolutamente. E quello è il modo, oggi dicevo, più diretto per poter interagire con me, potete porre le domande lì. Se avete piacere a partecipare al corso Investire con le obbligazioni, trovate tutti i dati sul mio sito, vedete questo è belleli.biz, andate qui alla sezione Investire con le obbligazioni, trovate tutte le informazioni legate al corso che vi ho illustrato prima, trovate tutte il programma nel dettaglio di tutto quello che andremo a vedere, ovviamente sarà molto più specifico rispetto a quello che abbiamo visto questa sera, solo per alcune parti molto ridotte, e trovate anche tutti i modi per iscrivere, basta scrivere a segreteria@belleli.biz. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.